you <music> Come state? Cioè è arrivato Mao in questo momento ed è qui steso lungo proprio. Cioè ha le zampe così praticamente. Uh, allora ragazzoni, cominciamo a entrare... Bello miau, bello miau, bello miau, miau, miau. Esatto. Cominciamo a entrare nell'argomento dell'oggi. Vi ho portato un TG Crime pieno di notizie bruttissime e inquietanti, Tant'è che, tra l'altro, molti di voi mi hanno segnalato quello che sta succedendo e vi ringrazio sempre tantissimo per farlo. E... Mi avete segnalato in tantissimi, soprattutto il caso del ragazzo quindicenne eh, trovato nel Brenta. Come qualcuno diceva, il Brenta si è sentito un attimo sorpassato dal Po, cioè il Po aveva troppa visibilità, quindi ha detto: Brenta, adesso. Ci penso io perché qua adesso non ci può mica sentire sempre tutto del Po. Quindi dove hanno trovato anche il Santo Graal, tra l'altro, nel Po ultimamente. <ride> no, era un meme, ragà. Era un meme. Comunque, mh, è stato trovato il corpo di questo ragazzo nel Brenta, giovanissimo, stiamo parlando di un quindicenne. Ed è venuto fuori che non è il primo ragazzo che viene ritrovato uh, ucciso, nello stesso punto, nello stesso modo, poi ci sono delle registrazioni e sono riuscita a mettere le mani sull'audio, cioè sull'ultimo messaggio che lui ha lasciato all'ex fidanzata, quindi lo ascolteremo insieme e riusciremo ad analizzarlo insieme, cerchiamo di capire che cosa c'è nascosto sotto. Allora, allora... Praticamente potrebbe essere un format quello dei fiumi. Sì, anche perché The Po Killer suona un sacco bene. E anche The Brenta Killer suona molto bene. Quindi secondo me. Prima o poi un killer del fiume dobbiamo trovarlo. Allora, Mirug. Grazie, Mirug. Grazie mille, grazie mille. Prima di arrivare al caso del ragazzo, però ne ho altri di cui parlarvi. Perché oggi parleremo un po' di, un po di tutto. Nanarianna. Ciao, Nana, Nanananananananananananananananananananananan. Allora, cominciamo con una, come dire, vi ricordate la nostra Pamela Andres? Eh, oh, adesso vi faccio un breve recap perché non c'era TG Crime scorso. Ah, tra l'altro, scusatemi, oggi ho fatto una figura di merda atomica perché ho mh, pubblicato il video su YouTube con la copertina giusta, il titolo giusto, i tag giusti e le descrizioni giuste. Ma il video era quello che era già uscito. Quindi praticamente vi ho trollati malissimo. E ho sbagliato file. Nel scaricare i file ho sbagliato il file. E ho ricaricato un digigrani che era già uscito. Ma con la copertina fregatura quindi scusatemi cioè ho sentito p avete presente quei brividi da... da imbarazzo anche perché poi io lo faccio uscire che qua sono le 7 del mattino quindi se mi sveglio che sono le 9 e mezza me ne sono accorta che era già fuori da 2 ore e mezza quindi è stato imbarazzante lo ammetto è l'età che avanza esatto cringe vibes assolutamente ciao Albe e ma scusate, <ride> è l'arterio che galoppa proprio piticlop, piticlop, piticlop. È così, Beh, non ci posso fare niente. Comunque, <ride> è andata così. Comunque, tornando alla nostra Pamela Andres, che non è Pamela Anderson, ragazzi, eh, so che pensavate parlassi di Baywatch, invece no, è Pamela Andres. Ne abbiamo già parlato di lei perché è appunto quella. Sedicente estetista che faceva le punture in casa i ritocchini di chirurgia estetica in casa senza licenza. Senza, ovviamente, essere davvero un estetista. Anzi, lei era un'organizzatrice di eventi, e ehm, Samantha Migliore ha perso la vita. A Maranello, ha perso la vita a 35 anni, madre di 5 figli, per rifarsi il seno appunto eh, con le iniezioni di Pamela Andres. E insomma gli ha fatto qualche puntura in casa, è cominciato a sentirsi male e Pamela che aveva tutti i suoi scudoccini: lì aveva le, le, le siringhe, le robe, ha fatto su baracca e burattini mentre il marito stava assistendo Samantha, mentre chiamavano i soccorsi, lei è svanita nel nulla. Poi dopo sono riusciti a rintracciarla, ma la gente mettersi in mano i macellai, Ho sentito la storia dalla DURSO. Ma come si fa? Eh, come si fa? Si fa che eh, conosci chi l'ha fatto e è andato bene. Tra l'altro, non era la prima volta che faceva questo intervento, lo aveva già fatto due anni prima, sempre con Pamela. È andato tutto bene. Quindi. Ti fidi anche in un certo modo, ci sta che eh, non avesse la possibilità economica di permettersi un intervento fatto da un chirurgo. Io dico a quel punto non lo fare, non te lo puoi permettere, non lo fare, risparmi ancora per un po'. Però vabbè, adesso non bisogna dare troppe colpe alle vittime, ovviamente, no? È un regalo del matto. È stato un regalo del marito, è passato avanti in tv. Sì, sì, è stato un regalo del marito, il marito era anche consapevole eh, del fatto che lei facesse queste cose sotto banco, ma comunque sapevano che aveva avuto discreto successo tutte le altre volte. Poi l'aveva già fatto, quindi. Ok. Le novità che siamo venuti a sapere a riguardo, grazie Fenix, grazie mille. È che, ah, tra l'altro, eh, si è chiarita un attimo la situazione dei figli, cioè. Samantha aveva, cioè, questi figli ci sono ancora ovviamente. Aveva cinque figli nati da due relazioni diverse, tra cui alcuni figli erano dell'ex fidanzato che le aveva sparato in testa, perché Samantha è stata vittima di un tentato femminicidio due anni fa. Appunto, nel 2020 il suo, il suo ex le sparò in testa e lei riuscì a salvarsi miracolosamente, e poi è finita così con, eh, con un ritocco al seno. Comunque, l'attuale marito con cui era sposata da un mese: perché si erano sposati a marzo, era riuscita a rifarsi eh, una vita, era felice, eccetera. Questo marito, pensate che cuoricione. Lui sta lottando per farsi dare l'affidamento di tutti e cinque i bambini, perché comunque hanno dai 5 ai 17 anni, sono tutti minorenni e chiaramente senza la mamma, con il papà in galera, poi non so invece quell'altro ancora prima che fine, che fine ha fatto, però il marito si vuole sobbarcare diciamo. Della responsabilità di mantenere tutti questi bambini quindi veramente grande cuore. Eh, questo qui è una cosa che mi ha colpita particolarmente. Lui è, cioè, lui quando vede le interviste è proprio un uomo spezzato, cioè, è un uomo distrutto, si vede proprio che la amava tantissimo, Samantha. Comunque, la news è che si è scoperto che in realtà Pamela. Faceva questi interventi in casa da vent'anni in Italia. Da vent'anni. Cioè, questa operava la gente in casa con i siliconi industriali e le siringhe da cavallo. Ma veramente? Cioè, non sto scherzando, sono veramente siliconi industriali con siringhe da cavallo. Da vent'anni e gli era sempre andata bene. Cioè, questa è la cosa assurda! Che gli è sempre andata bene. Eh... Tra l'altro, le iniezioni di liquidi più comuni che si fanno in medicina estetica sono la tossina botulinica ad uso medico oppure di acido ialuronico. Il silicone si usa per gli impianti, non per le iniezioni. Capito, Vega? Tra l'altro, stiamo parlando di neanche una sostanza riconosciuta o riconoscibile. Lei mischiava il silicone con l'olio cuore. Cioè, io. Sì. Col Super Attac suturava i... le, le bocce, sì, le bottiglie di, di silicone e lei le chiudeva con, con l'attack, cioè follia, follia, veramente. Però è venuto fuori che vabbè, innanzitutto Pamela, eh, una cosa che ho detto l'altra volta mi sono dimenticata di specificarvelo, è una donna trans. E lei è originaria del Brasile, è venuta in Italia vent'anni fa e da quando è arrivata in Italia lei ha sempre fatto questi interventi in casa. Tra l'altro ho scoperto una realtà tristissima, che è quella del mondo transessuale, cioè rispetto alla chirurgia estetica, cioè molte donne transessuali, non potendosi permettere di fare della chirurgia così eh, diffusa, cioè nel senso che hanno bisogno di diversi interventi e magari non, non se li possono permettere si rivolgevano proprio persone come Pamela e non esiste solo Pamela cioè ci sono le cosiddette bombardere le chiamano le bombardere la bombardera è proprio quella che fa degli interventi in casa sotto banco si fa pagare in nero e che cosa ti inietta ti inietta non lo sai però alla fine il risultato c'è e in, intervistando una sua amica che la conosce molto bene hanno proprio scoperto questa realtà che mi ha, mi ha intristita tantissimo. Perché l'attacca per chiudere le ferite e lo smalto per le unghie. Io ho capito che l'attacca lo chiudevano lo usava per chiudere le bottiglie più che le ferite. Vedete questa sostanza anche in bottiglie di plastica che si comprano. Aspetta. Anche al supermercato. Non mette le creme di shampoo per i viaggi. Sì, esatto. C'è il problema che suppongo che a livello legale la figura genitoriale di quest'uomo in quanto padre venga fortemente messa in discussione, avendo lasciato che sua moglie facesse una cosa così stupida, cioè non toglie che Samantha decideva per se stessa. Ma l'affidamento dei figli a una persona che si mette così tanto a rischio non so quanto sia solido. Ah, sì, sì! Oddio, non lo so. Lì non so come ragioneranno i servizi sociali, adesso vedremo. Comunque, ragazzi, cioè, io ho scoprire questa cosa, ci sono rimasta malissimo. Tra l'altro mi è venuto in mente tutte quelle volte che magari vedo qualcuna in giro e penso, ma do, il tuo chirurgo sarebbe da arrestare, che lavoraccio. So se avete presente quando vedete questi labbroni giganti assolutamente sproporzionati o quei semi rifatti male, che si vede proprio che sono rifatti male. E quindi, cavoli, ho detto, forse non sono così cani i chirurghi estetici, ma forse ci sono più bombardere di quanto pensiamo. E effettivamente è venuta fuori questa cosa. Stopparsi a interventi del genere significa rischiare la vita ogni volta. E infatti, ma io mi chiedo come sia possibile che questa per vent'anni ha continuato a iniettare silicone misto a olio di a olio cuore e... E gli è sempre andata bene, cioè, nel senso, la prima vittima è uscita dopo vent'anni che lo faceva, nel senso, ha avuto, ha avuto anche fortuna, non... devo dire. Comunque, lei ha sempre detto di aver imparato in Brasile collaborando con dei chirurgi estetici. Quindi, lei era intoccabile in questo. Quando le chiedevano delle credenziali, tra l'altro, si arrabbiava anche abbastanza. Almeno così racconta la sua amica. Comunque, niente, questo ve l'ho riportato giusto per evidenziarvi questo fenomeno perché ci siamo tanto meravigliati del fatto che Samantha avesse accettato di fare questo intervento in casa e scopriamo che in realtà è una, cioè, è, è un, è una pratica che fanno in, in abbastanza quindi niente, ero rimasta un po' sconvolta da questa cosa ma insomma, non sono mai scoperto nulla di questa signora che faceva questa cosa illegale allora, una cosa, vittime ce ne sono state altre ma hanno taciuto per paura a dici, ma non credo morti, perché forse morti non avrebbero certo tacciuto. però eh, lei, la prima cosa che ha fatto quando è uscita di casa di Samantha, che lei tanto diceva No, ma io mi sono allontanata. Poi ho visto che avevano chiamato i soccorsi. Comunque, non, so, non ho fatto omissione di soccorso, perché tanto ho visto che hanno chiamato i soccorsi. Quindi, non può esserci omissione di soccorso. Si so che li avevano chiamati. Uh, comunque, lei si è allontanata e poi ha detto che si è andata a costituire. Infatti, lei si è andata a costituire due giorni dopo perché solo allora dai social aveva capito che Samantha era morta. Prima non lo sapeva, certo, non lo sapeva così tanto. Che la prima cosa che ha fatto quando si è allontanata da casa di Samantha è stata chiamare tutte le sue ex clienti e dire loro di stare mute, zitte sulla sua attività di bombardera. Non dovevano dirlo a nessuno. Certo, perché fanno un'indagine e sicuramente tutte le tue ex clienti sono, ti sono fedelissime al punto da non dire la verità davanti agli inquirenti, nessuna. Uh -huh. Ah, certo, come no, viva l'amicizia. Eh, in Italia l'omissione prevede una pena di 5 anni, motivo per il quale se ne è guardata bene. Ah, ma tanto gliela danno lo stesso l'omissione. Ma quest'altro che 5 anni se ne farà, spero di più. Eh, si chiama cioè omicidio colposo e omicidio. Uh, tipo per Conseguenza di altri crimini, ecco, omicidio in conseguenza di altri crimini. <ride> Ahmed, ci arriviamo, ci arriviamo, tranquilli. Ci arriviamo anche da lui. Anzi, eh, adesso vi parlo un attimo delle novità su Liliana, poi andiamo a parlare di Ahmed. Comunque, andiamo avanti, vi do qualche news sul caso di Liliana, non sono buone notizie, ve lo dico subito. Ovvero, come abbiamo ben capito, a Procura di, Triestre, di Trieste vuole chiudere il caso per suicidio, cioè vuole archiviarlo come suicidio. Ciao, Ne! E bella così, si stanno impegnando tantissimo per cercare le prove che confermino la loro ipotesi suicidaria. Che è esattamente il metodo di merda con cui gli inquirenti lavorano male, cioè, eh, come vi dico sempre, no? l'investigatore teoricamente dovrebbe eh, cancellare la sua mente da ogni preconcetto e lasciarsi aperto ad ogni pista, quindi valutare ogni indizio laddove non ci siano prove. E incasellarlo nella casistica giusta senza fare il tifo per una casistica o quell'altra, perché se uno fa il tifo per una casistica, poi ovviamente il nostro cervello va a guardare soltanto gli indizi che vanno a confermare no, quello che si pensava già. Ora, nonostante il mondo intero continui a dire che sia impossibile che eh, Liliana si sia suicidata, c'è una compattazione di opinioni su questo incredibili. Nel senso che eh, in tutte le trasmissioni che vedo non c'è nessuno che dia ragione alla procura. E questa cosa mi fa molto piacere perché solitamente invece sono tutti lì a leccare il culo alla procura. E invece vedo che anche in trasmissione la gente dice: Oh, Trieste, sveglia! E Comunque, che cosa è successo? La procura ha rilasciato ufficialmente, bias di conferma, bravissimo Moro, ha, uf ha rilasciato ufficialmente la mm, notizia slash informazione che sotto le scarpe di Liliana c'era terriccio e foglie del boschetto, cioè. Hanno guardato sotto le suole, hanno guardato che c'era del terriccio, hanno guardato che c'erano dei vegetali, li hanno comparati con quelli del boschetto e hanno detto che erano gli stessi. Cosa significa questo? Che lei deve essere arrivata nel punto in cui è stato trovato il cadavere con le sue gambe. Questa è la conclusione della procura. Cioè, se lei ha il terriccio del boschetto sotto le scarpe, allora lei è arrivata con le sue gambe nel punto in cui è stata trovata. Non che magari ha incontrato qualcuno lì che poi l'ha soppressa, poi l'ha nascosta, poi gliel'ha riportata. No, questa opzione proprio no. Lei C ha il terriccio sotto i scapi, quindi è andata proprio lì, capito? Lì. Bah, perfetto. Poi, sì, si è messa due sacchetti in testa da sola, poi si è infilata dentro gli altri... Sì, guarda, Silvia, cioè mi fa incazzare come una bestia sta cosa... Uh, quando hanno chiesto alla procura: Ma scusate, come ha fatto sta signora a mettersi due sacchetti della spesa in testa così e altri due sacchi eh, grandi della spazzatura, quelli condominiali? No, uh, Udini, esatto, Udini. il cordino e tutto. E loro hanno detto: Beh, effettivamente è un po' improbabile, ma non impossibile. Si può fare. Si sì, sì, può fare! Pff. Cioè, io, ragazzi, non vi giuro, eh, è impossibile. Nel senso, è impossibile. È impossibile, ti droghi. Esatto, questa C è anche una domanda lecita. E tra l'altro è impossibile che il corpo di Liliana sia stato in quel punto per tre settimane e nessuno lo ha visto. Anche perché da lì ci sono passate parecchie persone anche col cane. E ragazzi, se c'è un cadavere lì da tre settimane, fidatevi che il cane va a metterci il naso. Come fare senza un film di fantascienza? Ah, guarda Silvia, così, questo è, questo è. Tra l'altro, cioè, nessuno, neanche gli indagati... Gli indagati non esistono, tra parentesi, non ci sono gli indagati, scusatemi. Cioè, I sospettabili, diciamo, i sospettabili, nemmeno loro dicono che potrebbe essere suicidio. Cioè, il marito, l'amante e il vicino di casa, che sono i tre, diciamo, più attenzionati. Sono tutti lì a lottare perché questa, le indagini non vengano chiuse come suicidio perché è impossibile. Quindi ragazzi, cioè assurdo. Assurdo. Poi devo dirvi un'altra cosa. Che eh, ho visto il video di Paolone Amarone. Che io gli voglio un sacco bene a Paolone. E, pare che. B basta con le imitazioni di Paolo, la smetto. Comunque eh, lui mi ha fatto notare una cosa nel suo video che io effettivamente non avevo notato, ed è stato molto interessante. Cioè lui ha, ehm, insomma, ha aperto il giallo della borsa, diciamo, ci ha fatto triggerare con questa cosa della borsa. Perché? Perché quando i vicini di casa, che sono stati i primi ad andare da Sebastiano, ovvero il marito, a dire «Oh, Seba! Beh, che la Liliana è scomparsa, forse è il caso che fai la denuncia!» Ecco, i vicini di casa erano a casa di Seba già dal pomeriggio. Ormai lo chiamano Seba, il nostro amico, no? Quello col cappello. Erano lì a casa dal pomeriggio e a un certo punto gli hanno detto «Seba, però questa non si fa sentire, è scomparsa, guardiamo!» se ha lasciato un biglietto, se ha lasciato qualcosa quindi stavano cercando un biglietto d'addio un, un, un qualche segnale, un qualche indizio in casa e Seba gli avrebbe aperto l'armadio e lì dentro non c'era la borsa di Liliana il giorno in cui lei è scomparsa ma poi quando è arrivata la polizia quindi anche i giornalisti che hanno fatto il video eccetera lui apre l'armadio e mostra che proprio lì davanti a tutto c'è la borsa di Liliana Ora, il fatto che la borsa non ci fosse è un ricordo dei vicini di casa, non è una prova, non c'è un video dove non si vede la borsa, però invece abbiamo la prova e il video dove si vede la borsa quando lui la apre, anche ai giornalisti che fa vedere che era lì, no? Ecco, questa cosa effettivamente se i vicini di casa si ricordano bene, ovvero non, non si siano confusi, anche perché come dice Paolone, noi abbiamo una memoria rispetto a ciò che vediamo piuttosto eh, che rispetto a ciò che non vediamo. Cioè, quel che manca è molto più difficile da notare rispetto a quel che c'è. Quindi se loro cercavano effettivamente un bigliettino e nella loro attenzione non c'era la borsa, magari c'era, quella borsa lì loro non ci hanno fatto caso, non se la ricordano. Comunque, boh, probabilmente se la sarebbero ricordati perché era lì davanti a tutto. Quindi questa borsa che non c'era e poi dopo c'era, potrebbe effettivamente essere un dettaglio molto compromettente per Sebastiano. Però, ripeto, anche questo è un indizio perché si basa sulla memoria di due persone. E, e quindi... Cioè, si sì, ha fatto l'esempio del cavallo e della cabina telefonica, esatto, esatto. Mi fa piacere che seguiate il Paolone perché mi piace un sacco a me lui. E niente, eh... Eh, però lui dice un'altra cosa che... perché lui dice... ah potrebbe aver fatto la teoria di Paolo. Lui dice... Eh, Sebastiano potrebbe averla uccisa in casa e poi averla portata la eh, cadavere nel boschetto e averle messo una borsa a caso, perché lui non si era reso conto, insomma aveva sbagliato borsa, non facendo caso cosa portava la moglie in quel momento, gli ha messo quella vecchia che era vuota, invece che mettergli quella nuova che usava più di recente, che era piena. Però Paolone eh, qui dimentica il del dettaglio del, delle telecamere, che noi sappiamo che lei quella mattina lì è uscita con le sue gambe, quindi non può essere stata uccisa in casa. E questo che triggera tra l'altro cioè se lei è uscita con le sue gambe e non aveva la borsa non aveva il cellulare non aveva niente eh, perché è uscita? cosa è andata a fare? cioè è questo il grande mistero secondo me Roba che si presenta l'assassino e confessa lo rimandano a casa tanto è la voglia che hanno di lavorare guarda Eri se si presentasse l'assassino e dicessi guarda sono stato io secondo me dicono stai zitto perché dobbiamo chiudere con suicidio che se no ci facciamo una figura di merda <ride> secondo me poi io spero di sbagliarmi ovviamente comunque ehm, Claudio l'hanno intervistato Claudio e Claudio ha fatto notare un'altra cosina interessante cioè lui dice vabbè innanzitutto riporta il fatto che aveva dei progetti effettivamente con Liliana che Liliana voleva davvero andare a vivere con lui lui gli aveva detto ciao Lili però io ho già 83 anni sono vecchio, potrei morire da qui a poco. Tu invece sei molto più giovane e eh, non ho niente da darti per il futuro, non so cosa prometterti. E lei gli avrebbe risposto, guarda, se riesco a vivere con te anche solo un giorno, un, un anno o due anni, avrei coronato il sogno della mia vita. Quindi da quello che dice Claudio, vediamo una Liliana che ha perso la testa per Claudio, proprio innamoratissima di Claudio, no? Che patata, infatti. E lui... Essendo eh, che la conosceva da tanto tempo, insomma c'era comunque un rapporto prima di amicizia. Poi si è un po' scaldato, però prima era amicizia. Lui dice che le ha sempre fatto dei regali, che anche al suo compleanno le faceva dei regali, ma non solo, anche in, senza una precisa occasione, semplicemente le faceva eh, qualche pensierino. E le aveva regalato una moneta personalizzata, che lei ovviamente teneva nascosta anche perché, cioè ragazzi, la, la relazione era clandestina, cioè Sebastiano non lo doveva sapere assolutamente, no? E quindi lei teneva nascosta questa moneta. Guarda a caso questa moneta a casa di Liliana, sul corpo di Liliana, non si trova. È scomparsa. Scomparuta. Svampita. E questo è strano perché gli oggetti non scompaiono nel nulla. Cioè, è, è, è molto strano. E in più ci sono diverse persone... Che descrivono la relazione tra Sebastiano e Liliana in maniera molto diversa come la descrive Sebastiano. Cioè Sebastiano dice: Ciao Mina! Che erano come dire una coppia affiatata, che dipendevano uno dall'altra, che dove andava uno andava l'altro, che erano tutti innamoratoni, eccetera. Sì, c'erano degli alti e bassi, però comunque erano una coppia solida. I loro amici. Eh, insomma, i conoscenti invece dicono che eh, in realtà Liliana abbia subito molti soprusi da parte di Sebastiano a livello psicologico, cioè nel senso che eh, lei era un po' la sua schiava, cioè lui la trattava un po' da, da donna schiava. E poi, eh, tra l'altro, ho visto anche in trasmissione si facevano questa domanda, cioè eh, che secondo me è una domanda stupida, però affrontiamo l'argomento. Perché Liliana, che era tra l'altro quella che guadagnava di più nella famiglia, eh, non aveva figli con Sebastiano? Cioè era una donna super indipendente, aveva tantissimi amici, una vita sociale eh, attiva, quindi non era isolata, eh, una sportiva, intraprendente, indipendente, tutto perché doveva stare con, sì, Sebastiano è il marito, con eh, un marito... Come dire, come Sebastiano, cioè uno che la faceva stare male o che la trattava male, cioè lei cosa ci stava lì a fare? No? E perché non l'ha mollato per stare con, con Claudio e si è fatta tutti questi problemi? Eh, allora, la, 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 la risposta è anche abbastanza semplice, bisogna sempre considerare: eh, la donna alfa, non sempre alfa, esatto, bisogna anche considerare la questione sentimentale e. Il fatto che magari Sebastiano la facesse sentire particolarmente in pericolo e magari lei aveva paura di Sebastiano. Quindi anche dirgli ok, ciao, me ne vado, vado da Claudio, che poi inizialmente era quello che doveva fare, sempre secondo il racconto di Claudio. Avrebbe dovuto fare da lì a pochi giorni: dire a Sebastiano che era finita per poi andarsene. O c'è anche tutta una questione di di codipendenza, cioè ma quando ci sono una relazione di tantissimi anni e tu ti sei in qualche modo abituata, affezionata, innamorata insomma di, di, di questa situazione, anche di questa persona. Poi non è così semplice dire cacca, ho capito che eh, mi tratta di merda quindi io adesso me ne vado. Cioè le persone non ragionano in maniera razionale come facciamo noi dall'esterno. Bisogna sempre trovarsi dentro le situazioni e fare i conti con le emozioni. Quindi non riduciamo al semplicistico discorso ma lei era una donna indipendente che aveva i soldi e quindi poteva mandarlo a cagare. Perché bisogna prima vedere nella sua interiorità cosa c'era. Bisogna anche... Eh, potrebbe anche essere che Sebastiano l'avrebbe istigata al suicidio. Oh guarda Albe, io proprio non credo al suicidio per la questione dinamica, cioè proprio la questione dei sacchi per uh, dov'era, per uh, il fatto che non l'hanno trovata per un sacco di tempo. Mm. Cioè, o magari l'ha istigata al suicidio davanti a lui, poi lui ha messo i sacchetti tutto dopo. Poi. Uh, non so, ragazzi, comunque. Mi fa una rabbia tremenda vedere che la procura sia così fiera no, di sventolare questa prova dell'atterriccio sotto le scarpe per poi dire che è arrivata da sola quindi è suicidio. Cioè, io in tutto questo insorgo, sono molto arrabbiata, ma non ci posso fare molto, purtroppo. No, non torna con i sacchi, infatti. Beh, pensare che donna il mondo ha perso? Eh, sì, tra l'altro, tra l'altro, Liliana era veramente una, una, una donnina meravigliosa. Allora, a proposito di traumi, adesso vi, vi racconto la storia di Ahmed, che è una storia a parte tristissima, ma di un inquietante, terrificante. Abbiamo il suo audio, quindi oggi lo ascolteremo insieme. E però prima ovviamente vi racconto gli antefatti vi racconto quello che è successo e perché si stanno parlando tutti ultimamente comunque um, poi ci, ci guardo eh, poi vi, vi riaggiorno tra l'altro sappiate ho sentito l'audio assurdo ecco voi l'avete sentito allora lo risentiamo insieme Uh, sappiate che domenica andiamo avanti con il processo Dep amber erd eh. sappiatelo che devo poi raccontarvi quello che sta succedendo in questi giorni durante il processo, che era la volta di Amber, quindi domenica ne parleremo, domenica ne parleremo. Comunque adesso torniamo al nostro Ahmed, allora Ahmed è un ragazzo di 15 anni, di cognome, è un cognome, io faccio una gran fatica, Joudier, Joudee Juder, Joudee Ahmed Ahmed Lo chiameremo così Faccio una fatica tremenda a pronunciarlo Non so come si pronunci Anche perché è scritto J-O-U Joudee Forse è la francese Joudee Forse è Joudee no, no, Non ce la posso fare Non ce la posso fare Comunque uh, Aspetta eh eh? Choudhier Choudhier, ok, niente TG domenica? Non lo so se vi porto TG o il Twitch domenica, dipende da quante cose succedono. Non posso saperlo adesso. <ride> Comunque, si chiama Ahmed. Basta ha 15 anni, è di origini marocchine. E lui viveva in casa con sua madre Latifa, o oh, Latifa, non, so, non, non mi chiedete gli, gli, gli accenti perché non ce la posso fare, e la sorella di 17 anni, Hiba. Loro abitano a Mortise in provincia di Padova e lui frequentava il secondo anno dell'Istituto Tecnico Bernardi di Padova. È un ragazzo totalmente normale, nel senso che aveva anche tra l'altro un buon profitto scolastico, andava bene a scuola. Uno che non aveva mai dato problemi alla famiglia. Era uno che, quando diceva rientro entro mezzanotte, rientrava sempre entro mezzanotte. Era un ragazzo molto affidabile, tranquillissimo, senza grilli per la testa, senza no droghe, no cattive frequentazioni, no niente di, di tutto ciò. Proprio un, un bravo ragazzo. E salutava sempre, esatto, salutava sempre. Ma la sera di giovedì 21 aprile 2022, ovviamente per chi ci guarda dal futuro, ciao persone dal futuro. Lui, quella sera, saluta la mamma e la sorella tranquillamente, senza dare particolari segni di disagio. E dice che deve uscire con i suoi amici, che andrà al patronato della chiesa mortise con loro. Quindi prende la bicicletta ed esce. Il problema è che. Doveva rientrare entro mezzanotte e lui quando diceva entro mezzanotte, è vero, Elisa, era proprio un bel morettino, sì. Comunque, quando diceva di rientrare entro mezzanotte, lui addirittura delle volte arrivava anche alle undici e mezza, mai che si presentava dopo. Ma quella sera non torna. Non torna, si fa l'una, non torna, si fanno le due. E quindi la madre e la sorella vanno nel panico, giustamente. Lo hanno chiamato più e più volte sul cellulare, ma da mezzanotte il suo, il suo telefono è spento. Così, quando sono le due del mattino, chiamano i, i carabinieri e ne segnalano la scomparsa. Carabinieri che ovviamente pensano subito. Ditemelo. Ditemelo che potete farlo tutti i carabinieri così. Non è più tornato, no, non è più tornato, infatti. No, poi è un patato, adesso quando sentirete la, la sua voce vi faccio piangere, ragazzi. Eh. Allontanamento volontario, allontanamento volontario, ovviamente, ovviamente. In realtà scoprono immediatamente che lui non ha mai incontrato gli amici e già quella, quella notte stessa i carabinieri vengono a sapere... Del famoso audio che lui lascia alla ex fidanzata. Ecco, c'era un'ombra nella vita del nostro Ahmed, nel senso che lui attraversava un periodo un po' tristolino, cioè non depresso, ok? Non depresso, tragico. Però, ragazzi si era lasciato con la fidanzata, cioè lei lo aveva mollato, lui cioè, ci stava male in quel momento, ma era una cosa freschissima. Ed era innamorato di lei, quindi. cioè. Con, con, comprensibile dolore, ok? Comprensibile dolore, il primo cuore spezzato, sono quelle cose che è proprio. dici purino, no? Però, quanti quindicenni hanno il cuore spezzato dall'ex fidanzatina, non è che così da un giorno all'altro si vanno a buttare nel fiume, a 15 anni è normale, esatto, tra l'altro, si sente anche, come dire, le emozioni durante l'adolescenza sono qualcosa di. di rompente, di. Eh, sbarellante, poi nella vita non ci si abitua mai, <ride> quindi arrendetevi. Comunque, arriva questo messaggio all'ex fidanzata. Però, prima di sentirlo, questo messaggio eh, vi dico come va a finire la storia perché così riusciamo a vederlo in una chiave. Vi faccio un attimo un, un, un sunto, vi faccio il sunto del messaggio poi dopo lo sentiamo. Lui lascia un vocale in cui dice alla fidanzata che eh, deve mh, insomma, sistemare i conti con delle persone e che probabilmente questo comporterà la sua morte. Oppure danni molto gravi, ferite molto gravi e poi dice tornerò morto. Lei non si preoccupa perché pensa che stia scherzando, pensa che sia una, una cavolata, che sia lui che esagera. Quindi, non, non si allarma. Poi, ovviamente, quando i carabinieri vanno da lei, eh, lì capisce che forse è successo qualcosa di grave. Tra l'altro, manderà anche un messaggio a sua sorella con scritto: Non preoccupatevi, vi voglio bene. Che così dal blu ti arriva. Non preoccupatevi, vi voglio bene lui doveva essere con i suoi amici eh, in piazzetta, cioè sembra un po' strano. Comunque, la famiglia non aveva assolutamente idea dei problemi suoi, persone con cui doveva pareggiare i conti, insomma, non sapeva assolutamente niente. Certo, lui era uno abbastanza silenzioso che non parlava dei suoi problemi con la sua famiglia però insomma brutte frequentazioni non ne aveva mai avute, problemi non ne aveva mai avuti, loro non si sono mai accorti di niente. Quando lui è uscito quella sera lì, come vi dicevo prima, si comportava normalissimamente, non ha dato da pensare, non era agitato, non era triste, non era, era normalissimo e eh, tra l'altro l'ex ragazza ha detto ma anche io quando ho ricevuto quell'audio lì, cioè sì ok è inquietante però lui amava spesso scherzare e il tono mi sembrava tranquillo. Tenetelo ben a mente perché dopo lo ascolteremo insieme questo audio. Comunque, inizialmente cominciano le ricerche, ovviamente perché c'era questo audio che li ha allarmati. Se non ci fosse stato questo messaggio, ma sì, allontanamento volontario, poi quando viene fuori, viene fuori, capito? Meno male che c'era l'audio, così almeno si sono impegnati a fare le ricerche. Cominciano subito quindi a cercarlo e inizialmente. Siccome non trovavano la bicicletta di Ahmed, si convincono che lui si sia nascosto da un amico e che comunque fosse un allontanamento volontario, perché ovviamente deve sempre essere un allontanamento volontario. Ma il giorno dopo la sua scomparsa, un passante trova la... il suo cellulare, trova il cellulare di Ahmed sull'argine del fiume Brenta. Poi, vabbè, questo passante ha fatto una cosa sbagliata: cioè ha preso il telefono, ci ha messo dentro la sua SIM, ha provato a vedere se funziona. Soveva in tasca! Insomma, soveva in tasca! Eeeh, vabbè, comunque. Vabbè, e, comunque, sono riusciti a recuperare il telefono di Ahmed. E il telefono, quando lo hanno, lo hanno riconsegnato, era mm, dotato di SIM. E conteneva, tra l'altro, nella cover che eh, lo avvolgeva la tessera del bus con tanto di nome e foto. Quindi era il suo telefono, cioè non ci piove. Il 26 aprile, poco distante dal telefono, trovano anche il suo cadavere nel Brenta, nel fiume. Era a 7 metri di profondità, quindi era andato a fondo. Sotto una passerella pedonale che unisce la località di Torri e quella di Cadoneghe. Ora siete della zona, forse capite più o meno uh, il punto, poi io non lo so perché non conosco esattamente quella zona lì. Però mi sono chiesta una cosa: cioè, loro hanno trovato il cellulare di Ahmed il 22 aprile. Ci hanno messo quattro giorni per capire che c'era il cadavere lì. Cioè, proprio lì, nel senso che il cellulare era sul ponticello, praticamente, quasi lì sulla sponda, e il corpo era lì, cioè, era, era pochissimo distante. Poi, vabbè, sappiamo che i cadaveri si nascondono sempre molto bene e ci mettono sempre tanto a trovarli, però comunque lo hanno trovato lì. Lo hanno trovato lì. Da un primo esame, adesso gli esami della. La, scusatemi, i risultati dell'autopsia devono ancora uscire perché gliel'hanno fatta oggi. Ho sbagliato l'accento? Guarda. No, cadoneghe. Cadoneghe? Kad, cadoneghe. Ca, ca, cadoneghe? Cadoneghe? Ah, scusate! Scusatemi, scusatemi, scusatemi. Ragazzi, io. Uh, con gli accenti tonici, lo sapete, non è il mio hobby della vita, quindi perdonatemi tantissimo. Il mio pensiero, eh. Comunque, da un primo esame, uh, l'autopsia adesso quando esce, poi magari vi aggiorno domenica. Ma uh, a un primo esame non ci sono segni di violenza sul corpo. Lui pare essere morto per annegamento, poi l'autopsia confermerà o smentirà. Non ci sono segni di utilizzi di aghi o strumenti per assumere stupefacenti. Poi, ovviamente, quelle saranno le tossicologiche tra quattro mesi a darci i risultati. E scusate, non è colpa dei laboratori, è colpa del fatto che sono veramente esami che impiegano tanto, tanto, tanto tempo. E lui indossava gli stessi abiti con cui è uscito di casa quella sera, quindi sicuramente. Avrà fatto, insomma, la fine che ha fatto quella sera lì Aveva una tuta da ginnastica nera Un paio di scarpe da tennis Bianche Ok? Ora direi che è il momento di sentire l'audio Così ci facciamo un'idea Allora Siete pronti? È sconvolgente È piuttosto sconvolgente Vi verranno i brividi E fa molta impressione Giusto così, per avvisarvi cioè fa molta impressione perché sappiamo poi Che cosa c'è dietro Saluto Nina Assolutamente sì Allora Partendo dal presupposto Che sto Audio Non devi Farlo ascoltare a nessuno Fammi sto Ultimo favore Va bene? Grazie Proprio nessuna solo da così almeno non vado da nessuna parte allora io ho ora da uscire ho delle questioni in sospeso con alcuni alcune persone più che altro penso che morirò penso di sì io, oppure se non muoio Avrò delle ferite I Gravi e eh, robe no, del genere Ma penso che morirò più che altro Ti ripeto mm, Solo tanto di ascoltarlo Ok va bene? Grazie Volevo Volevo dirti Che ti amo Ciccino Ma Tanto tu non, non capisci secondo me mm. allora, non mi dilungo perché non voglio essere sdolcinato perché tanto poi tanto non cambiamo vabbè sincero anche se, sto, anche se sono sdolcinato non me ne frega più non cambia niente ti dico solo che solo questo ti dico Ok, e questo è l'audio. Ve l'ho fatto sentire prima tutto, adesso... Analizziamo perché eh, chiaramente fa, fa, fa veramente molta impressione. Dalla voce non sembra serio. Infatti, quando la ragazza inizialmente ha sminuito dicendo ma lui era uno che scherzava sempre, avevo preso come uno scherzo. Non avevo sentito l'audio, avevo solo visto cosa c'era all'interno e ho detto... Mm, sta ex ragazza sta sminuendo sta cosa quando invece dovrebbe essere uh, così e mm, non mi piaceva molto. Poi, avendolo sentito invece l'audio, mi sono ricreduta totalmente perché effettivamente. cioè sembra che stia scherzando. Cioè, quando lui dice: eh, probabilmente morirò, quel morirò, lo dice quasi ridendo. Cioè sembra che lo dica quasi ridendo. E quindi non capisco con quale spirito lui possa prendere il fatto che stia per morire. Cioè con questa leggerezza, con questa quasi rassegnazione eh, quasi positiva a un certo punto. Poi alla fine dice, ah ti amo, no ma non voglio essere eh, Melenso. Ma tanto ormai chi se ne frega perché tanto vado a morire. Quindi che anche sia Melenso poco mi importa. Però vorrei... Uh, ripercorrere questo audio pezzettino per pezzettino e cercare di vederci qualcosa di più. Cosa ne dite? Poi ditemi anche voi quello che percepite, quello che vedete tra le righe, no? Quello che, uh, quello che pensate sentendo questo audio, perché secondo me c'è qualcosina che si può comprendere. Comunque, Corriere, hai rotto le palle con questo sito del cavolo. Che appaiono banner e poi cambia la pagina. Cioè, ma... Provate ad andare a informarvi sul corriere, vi vengono le bestemmie anche se siete credenti, guarda. Allora, partendo dal presupposto, che questo audio non devi farlo ascoltare a nessuno. Ecco. Lui non vuole che questo audio lei lo faccia sentire a nessuno. Ma se lui sa che poi andrà a morire, sa anche che questo audio lei lo deve Far sentire quindi è un'ipotesi molto bizzarra quella che lui eh, le chiede di non farlo sentire a nessuno e poi mi sembra anche esatto perché lasciarle un audio di questo tipo se poi non vuole che lo sente nessuno per dirle ti amo secondo me sì c'è il ti amo perché ovviamente lui sapeva di andare a morire ma secondo me lui voleva anche Uh, in qualche modo lasciare una sorta di testimonianza che non fosse palesata che poi non lo so perché non fosse palesata nel momento in cui tu da lì a un secondo vai a morire che ti frega di dire eh, ciao senti quando faranno le indagini andate a cercare Tizio Caio Sanpronio perché sono stati loro infatti non capisco parla di persone di come, ma non lo vuole dire nonostante sappia che comunque va a morire quindi non hai più niente da perdere quindi perché non dire i nomi no? Questa cosa mi ha lasciata veramente. Cioè, devi essere convinto di quello che fai, in qualche modo, per non voler puntare il dito contro nessuno o voler addirittura proteggere della gente dopo la tua stessa morte, quando ormai tu lasci questo mondo. Minacce ai familiari. Oh, bravo. Cioè, io Alfred, hai ragione. Potrebbero esserci state delle minacce effettivamente ai familiari per proteggere la famiglia. Ci sta, ci sta, ci sta. Già la famiglia. Sì, ci vi siete arrivati tutti, effettivamente. Sì, ci può stare. Però anche questa cosa del non devi farlo vedere a nessuno era un, una pretesa abbastanza inverosimile dopo quello che poi andava a succedere, comunque. Ma andiamo avanti. Audio. Non devi farlo Pause, ascoltare a sì. nessuno. Fammi questo ultimo favore. Ti va bene? Grazie. proprio Nessuno, solo dai, così almeno non vado da nessuna parte. Senti cosa dice qua. Dice: cioè, non, non darlo a nessuno, non farlo sentire a nessuno, così io non vado da nessuna parte. Oh nessuno solo dai così almeno non vado da nessuna parte in che senso così almeno non vado da nessuna parte è strano questo non, non, non ho capito questa parte cioè non lo farà sentire nessuno così io non vado da nessuna parte non capisco in quel momento ah non vado da nessuna parte in questo momento cioè ormai sono finito non posso andare da nessuna parte Um, Però atteggiamento di un giovane tenebroso che vuole recitare la parte dell'eroe che andrà a morire, ma c'è dell'altro sotto. Le minacce a famiglia sono molto possibili. Abbastanza, abbastanza, non vado da nessuna parte. Ah, dici sui giornali nell'attenzione pubblica può essere. Nessuno sente quello che dico. Le mie parole non vanno in giro. Ah, ok. Ok. Ok, Ved vedete che siete fondamentali? Cioè il bello di avere la community in diretta è proprio questo, che, fa che riuscite a, a integrare i miei pensieri con i vostri ed è bellissimo fare il brainstorming. Questo è un modo sgrammaticato di dire così non viene fatto girare. Sì, credo che sia questa la, la soluzione, ehm che così io non vado da nessuna parte nel senso che così non mi... non esce la notizia, non esce il caso, nessuno si mette ad indagare e ciapinare e invece proprio grazie a questo audio si sono aperte le indagini, e si è aperto il caso quindi non è andata come diceva lui nell'audio ma meglio così direi allora io ora da uscire ho delle questioni in sospeso allora questo messaggio arriva alla ragazza tra eh, le 23 e mezzanotte, non so esattamente quale, in quale momento, però tra le 23 e mezzanotte lui era già uscito, lui era già fuori in quel momento. Quindi quando lui dice ora devo uscire, dov'è in quel momento? Non era certo a casa sua. Quindi da quale casa sta uscendo? Dov'è? Con chi è? Questo è da considerare. E secondo me questa risposta qui è facile da raggiungere mh, quando faranno le, le perizie informatiche sul telefono. Basta vedere dov'era quando ha lasciato quel, quel messaggio con la geolocalizzazione. L'audio è molto pulito, niente rumore di fondo, quindi deve essere un edificio. Esatto, esatto, Ruma, è quello che ho pensato anch'io. È quello che ho pensato anch'io. Deve essere al chiuso da qualche parte. Lui come stava? Lui stava. Sembrava stare normale. Stava un po' dispiaciuto perché si era. Insomma, era rotto con la fidanzatina, alla quale tra l'altro manderà questo messaggio. Gli amici non sperano nulla, no? Ma potrebbe esserci dell'omertà. Cioè, per esempio, la mamma di Ahmed è convinta che i suoi amici sappiano e non parlino. L'ha fatto proprio far uscire la cosa. Mm? Non ho dovuto far sentire nessuno che l'avrebbe chiamata. Tra l'altro, mi chiedo anche se avessero minacciato la famiglia. A questo punto erano minacce farlocche, perché comunque non è successo nulla alla sua famiglia, nonostante abbiano denunciato. Si è venuto fuori l'audio e tutto il resto. Però non hanno detto i nomi, quindi forse è questo. O magari lui ha creduto a delle minacce che non, non sarebbero comunque state portate avanti. Tu non l'hai registrato in casa, non lo l'ho mandato subito, l'ho mandato in un secondo momento. A me a volte capita. In questo caso credo che lo avrebbero specificato: cioè, eh, quando tu mandi un audio preregistrato e poi lo mandi dopo. Comunque su WhatsApp si vede che è inoltrato, comunque è un media eh, diverso. Non so se avete presente il messaggio diretto vocale registrato è normale, invece se vi arriva una cosa registrata precedentemente è un simbolino diverso, quindi si capirebbe e quindi no, lo ha mandato proprio in quel momento. Esatto, si vedono le cuffiette, esatto. Ma guarda, adesso poi vedendo il, la coincidenza che c'è stato nello stesso punto, perché adesso non ho finito di dirvi tutte le informazioni, in realtà sono uscite altre cose, poi capirai che sì, che se si è suicidato credo sia l'unica risposta, nel senso che sicuramente si è buttato lui dal fiume, ma sembra che lo abbia fatto sotto minaccia o comunque sia stato, diciamo, istigato al suicidio. E... Difficile che lo abbiano ucciso, ma probabilmente lo hanno portato a farlo. Poi bisogna capire come, ma andiamo avanti. Io ho ora da uscire. Ho delle questioni in sospeso con alcuni alcune persone delle questioni in sospeso con alcune persone eh, io torchierei gli amici lo stanno facendo ma gli amici non parlano niente lui non aveva niente a che fare con la droga niente niente di niente si sa che nel paesino ci sono delle gang delle gang ciao buga, stavo per dire ci sono delle baby gang <ride> una cosa... Comunque okay, ci sono delle baby gang, ovvero dei, delle associazioni a delinquere di ragazzini molto minorenni, che diciamo un bang, sì diciamo un bang esatto, <ride> scusate, un'organizzazione un di ragazzini bulli che eh, spesso e volentieri spaccano cose, fanno violenze su altri ragazzini, eccetera. E quindi pensano che magari essendoci un ambiente di questo tipo, questi potrebbero anche essere arrivati a giocare, a, a, a far suicidare le persone. Però. Ah, ok, grazie Giulia. Non mi fai sentire meno sola. Chi minaccia suicidio per attirare l'attenzione lo fa per attirare l'attenzione, non per suicidarsi davvero. escluderei la cosa di voler spaventare lei, anche io, anche io, anche perché se vuoi spaventarla lo fai in una maniera molto più uh, spaventante, cioè non usi un tono così neutro. Così cioè, poi lui sembra quasi svogliato. Cioè, sembra vabbè, oh adesso devo andare a fare questa cosa, poi probabilmente muoio. E lo dice come dice: Guarda, io probabilmente devo andare a cambiare una gomma alla macchina e probabilmente ci lascerò 50 euro. Cioè, uguale il tono è quello, infatti, è una cosa stranissima, stranissima. C'è sempre la pista di Satana, hai ragione. Hai ragione. Ma andiamo avanti. Più che altro, penso che. morirò. Penso di sì. Scusate, io vorrei sentire questa cosa. Sembra che lo dica ridendo. Più che altro, penso che. morirò. Penso di sì. E qui ride. E, oppure se non muoio. Avrò delle ferite. <ride> e gravi eh, del genere. Ma penso che morirò più che altro. Ti ripeto. Mm, solo dato di ascoltarlo. Ok, va bene. Grazie. Volevo. Volevo dirti. Che ti amo. Ma. Se si vede tanto. Totale intorno a lui tu non, non capisci secondo me mm. allora, non mi dilungo perché non voglio essere stancinato perché tanto vuoi cioè comunque... non, non è quell'audio da ricatto emotivo adesso mi succede qualcosa di brutto voglio che tu ti preoccupi eh, voglio essere al centro della tua attenzione o ti voglio in qualche modo far sentire in colpa per avermi mollata non è quel tipo di azione non è quello Sembra rallentato, allora eh, c'è anche da dire che i ragazzini eh, hanno un po' questo modo così cioè, di, 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 di parlare, per esempio a me lui ricorda molto Tavosso, la voce di Tavosso che adesso forse non è qui con noi in questo momento in live però è un mod, quando parlo con lui... Parla uguale, il ritmo è quello, il mood è quello, sì un po' trap mood, quindi non mi sa strafatto, non mi sa ubriaco, mi sa, sì, imbarazzato, mi sembra, esatto, molto imbarazzato, quello sì, forse anche rassegnato effettivamente Jessica, hai ragione, hai ragione, e... c'hai un'ipotesi Albe? Vai, vai, taggami così poi la leggo tanto finiamo, finiamo di sentire tutto l'audio vabbè sincero anche se sto anche se sono sdolcinato non me ne frega più non mi cambia niente ti dico mi è proprio rassegnato cioè quando dice vabbè tanto anche se sono sdolcinato non me ne frega più un cazzo non mi, non mi cambia niente eh, sei sì, forse una canna eh, al limite potrebbe essersi fatto una canna ma oh. solo sì, che vedo. Solo questo non ti ricordo, E questo è quanto. Quindi, ragazzi, io lo trovo estremamente inquietante. Voglio sentire la versione di Albe. Eh, che adesso forse mi sono persa. Ok, magari aveva fatto un danno economico a qualche criminale. Questa persona gli ha detto: Ora, se non vuoi morire, lo recuperi facendo questa pericolosissima cosa. E ma Albe, noi abbiamo la certezza che lui non avesse delle frequentazioni. Uh, strani, criminali, brutte persone c'era uno che frequentava amichetti base e non, non aveva strani giri, almeno così dicono. Gli amici non possono non sapere. Cyrus, sono pienamente d'accordo con te ed è quello che dice anche sua mamma. Infatti, sua mamma è ovviamente distrutta, disperata e straziata dal dolore, ma convintissima che lui non si sia tolto la vita, perché voleva togliersi la vita, cioè non è un caso di mal di vivere. Ma lei dice che sicuramente è stato indotto e i suoi amici devono sapere qualcosa. E lo credo abbastanza anch'io insomma sull'orlo di piangere in alcuni punti, faccio stesse lunghe pause quando cerco di parlare senza piangere. Sì, forse anche. Non si può sapere con certezza. No, non si può sapere con certezza quali fossero le sue frequentazioni effettivamente, però hanno pensato anche alla challenge allora in particolare gli inquirenti adesso si stanno concentrando sulla pista della baby gang ovvero su un gruppo di bulli baby gang che fanno appunto delle sfide o delle minacce o arrivano a convincere comunque le persone a suicidarsi perché diciamo le persone perché c'è un precedente c'è un precedente che rende tutto questo estremamente inquietante Henry Henry, Henry Amadasun è un ragazzo che si è tolto la vita, infatti il caso è stato archiviato semplicemente come suicidio senza ulteriori indagini nonostante il papà di Henry stia lottando appunto da settembre 2021 quando è stato trovato il suo corpo per eh, tenere aperte le indagini. Lui è un ragazzo di 18 anni di origini nigeriane e a settembre 2021 si è lanciato dallo stesso identico punto ed è stato trovato nello stesso punto del fiume Brenta dove è stato trovato anche Ahmed. E questa è una cosa veramente da brividi, anche perché anche il nostro Henry, prima di sparire, aveva lasciato un messaggio agli amici. Aveva scritto ai suoi amici. Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre. Quindi, in questo momento, la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e stanno riguardando anche il caso di Henry. Vedete, la Procura all'epoca aveva archiviato come suicidio perché effettivamente c'è cioè anche lui è uscito in bicicletta. Che lui ha raggiunto lo stesso punto, mandato il messaggio e buttato. Ma non facendo un audio di quel tipo in cui parlava di altre persone, chiaramente non hanno indagato e hanno chiuso come suicidio. Quindi, il fatto che ci sia un precedente. Eh, rende tutto molto, molto improbabile. Cioè, rende il, il suicidio per di propria volontà molto improbabile. Però ho notato una somiglianza. Se notate, nell'audio ehm, Ahmed dice... Non so se tornerò morto. Cioè, dice, probabilmente tornerò morto. Oppure con gravi ferite. No, ma probabilmente morto. Questo significa che lui non sa se... Si farà molto male oppure se morirà, ma è quasi certo di morire. Però non sa con esattezza, e questa cosa la dice anche Henry nel suo messaggio: Non so se ci rivedremo, che vuol dire non so, cioè vuol dire eh, non è addio, io me ne vado, ciao, ne vado a morire. È non so se ci rivedremo. Quindi potrebbe essere una challenge, infatti, Serenity me puzza dei challenge pure a me. Questi ragazzini fanno delle prove, delle sfide pericolose per essere accettati in qualche gruppo? Elisa, esattamente questa è la definizione di challenge. Uh, è molto probabile che sia successa una cosa del genere. Ci sono altri casi simili, mi sembra che vengano colpiti solo ragazzi non italiani. Bravissima! E questo era l'altro punto sul quale volevo arrivare. Cioè, stiamo parlando di uh, un ragazzo di origini nigeriane. E uno di origini. Eh, adesso non mi ricordo. Perché non l'ho scritto? Marocchine. Cioè Ahmed, origini marocchine e eh, Henry, origini nigeriane. Quindi, un'altra ipotesi che mi, mi si è creata nella testa è che magari ci sia anche del razzismo. Verrà fuori che è la challenge. Dici Albe. Siamo ehm, Henry 18 anni, Ahmed 15 anni. Quindi tutti adolescenti. Sì, le iene tireranno fuori subito un servizio sulla Blue Whale. Ma sì, dai. Bestia di Satana con le prove di coraggio. Sì, tipo. Ma questo suo, eh, suo modo di parlare potrebbe essere. Un aver accettato ma per difesa... Aver accettato ma per difesa non aver capito appieno. So che mi capiterà questo, ma non inconsciamente ignoro le conseguenze così è più facile. Uh, tu tu tutti e due però. Su Netflix ci sono serie che esaltano queste cose. I mesi fa dissi che mi aspettavo conseguenze da certe serie. Quali serie, Flushy? Io sono persa. Mi ricordo il caso del ragazzo andato insieme ad alcuni amici. Uh, ne parlò chi l'ha visto. I genitori dissero: Tornerai e lui rispose 50 e 50. Ma vedi, quel caso lì me l'ho perso. Una challenge razziale. Allora, se è una challenge, è una challenge. E a quel punto, però, come fai a essere sicuro di morire? Eh, o comunque di, di farti molto male. Cioè, sai già che vai a morire per una, una, una challenge, quindi hai, hai perso di base. Altra, altra invece è se si tratta di una matrice razzista. Se si tratta di matrice razzista vuol dire che ci sono delle persone organizzate che odiano in qualche modo lo straniero, no? E fanno di tutto per fargli un lavaggio del cervello e convincerli in qualche modo a, a suicidarsi. O ci arrivano tramite minaccia. Cioè della serie, se tu non ti butti io eh, faccio del male a tua famiglia o faccio del male a altre persone. Comunque, in questo momento chiaramente gli investigatori stanno torchiando gli amici e le frequentazioni di Ahmed e alcuni di loro hanno detto che Ahmed si comportava in modo un po' strano negli ultimi giorni e si era avvicinato a un gruppo di bulli di, di, di un paese vicino. Gruppo di bulli che già avevano fatto roba violenta. Poi eh, cioè, si era avvicinato a questi qui. Mh, era l'unica brutta frequentazione, diciamo, recente. Però anche questa cosa è molto. Boh, nell'aria ne parlano, ma non, non ci danno dei dettagli. Per cui, può essere eh, una challenge effettivamente tra i bulli per entrare appieno in questo gruppo, visto che si era avvicinato da poco. Però arrivi a rischiare così tanto per entrare nel, nel gruppetto dei bulli? Cioè, due persone che lasciano la vita per entrare nel gruppetto dei bulli? Quando lui non aveva questa personalità così da dire, eh, devo assolutamente far parte di una gang. Cioè, non era uno... Cioè, sicuramente mi sono spiegata, l'ho descritto benissimo. Potrebbe trattarsi di challenge perpetrate da una gang appunto di matrice razzista. Che... Ma ecco, se, se è una gang di matrice razzista, perché loro volevano essere accettati in una gang di matrice razzista? Cioè, non, non ha senso. Di base, sei escluso da una gang. Di... Cioè, è strano. Queste persone a fare queste cose intimando loro che se non l'avessero fatto ciò che gli avevano imposto avrebbero fatto del male ai familiari la challenge per far vedere che sei fico ha dei limiti per quanto conosca persone che queste stronzate le fanno tipo saltare davanti ai treni all'ultimo secondo come prova di essere un uomo senza paura. Sì infatti ci ha lasciato da poco le penne un diciottenne facendo quel giochino lì perché altre persone non italiane non sanno nulla è impossibile effettivamente. Siamo sicuri che non c'entra niente la droga, per adesso nessuno ha parlato di droga ed escludono la pista della droga. Io non, non ve lo so dire, magari c'entra. Faccio un viaggio io, ma dal vocale mi dava molto l'idea di chi si sacrifica per qualcosa, quasi a dire vado stoicamente incontro alla morte per una causa superiore, ti amo. Non mi dà l'idea della prova di coraggio. A me dà l'idea di qualcosa per cui si vergogna, cioè a me dà l'idea che lui è imbarazzato, comunque in quello che in quello che, che dice. Mi ha dato questa impressione qui. Comunque, ci sono cose che mancano all'appello. Manca ancora all'appello la bicicletta rossa con cui Ahmed è uscito di casa. Non si è più trovata la sua bicicletta, il che è incredibile. Cioè, non è un dettaglio da poco, eh. Cioè, se non c'è la bicicletta, vuol dire che qualcuno l'ha presa. Anche perché sulla sponda del fiume ci devi arrivare con la bicicletta. E se non c'è la bicicletta, vuol dire che qualcuno gliel'ha accompagnato. Ah, no, non si trova la bici. Questo è strano. La bici di Henry invece era stata trovata. Aspetta, che rimetto la foto giusta. L'hanno rubata e basta, dici? Come quello che voleva intascarsi il telefono? Ma a questo punto l'avrebbero avrebbe, fatta ricomparire, cioè è una cosa così importante. Una bicicletta non la riesce a nascondere più di tanto. Eh, infatti, mh, per cui se non la trovano probabilmente lui non è arrivato con la bicicletta. O l'hanno distrutta, qualcuno può averla distrutta. Poi se anche l'hanno rubata, la... la... O, o chi l'ha rubata l'ha distrutta, appunto, come dice Silvia, perché si è reso conto di aver rubato una cosa che è implicata in un reato, eccetera. O l'hanno ridipinta, sì. Ma se fossi semplicemente bullizzato da questi personaggi senza andare a fare chissà che ipotesi... Vabbè, sei bullizzato e quindi ti suicidi dicendo che hai dei conti sospeso... Eh. Cioè, eh, sì è vero che ci sono tanti ragazzi che si suicidano per bullismo, ma aveva anche una rete sociale di sostegno. Cioè, non era come, per esempio, ero io alle medie che ero sola come un cane e poi tutti che mi volevano solo male. Cioè, lì rimani isolato. Lui comunque aveva delle persone dalla sua parte. Cioè, aveva delle persone che gli volevano bene, non, non, non dava segni di depressione. Poi ho oh, tante volte. non... Non lo sai cosa c'è dentro una persona, però è strano. Altre cosa, manca di, da capire come mai il corpo per ben quattro giorni no, è rimasto nel Brenta più o meno nello stesso punto e non è stato trascinato dalla corrente, il che è incredibile. Perché è vero che era andato a fondo di 7 metri, ma lui è stato trovato esattamente da dove si è buttato. Qui anche questo è strano. Manca la risposta della ex a quell'audio. Cioè, lui ha mandato questo audio qui alla sua ex fidanzata e lei non ha nemmeno risposto. Questo è strano, eh. 100% è una challenge, per questo ne parla ridendo. È palesemente un modo per fare. Di fare quando sai che stai per fare qualche gesto stupido e dici: Cazzo, ci muoio, mi faccio male sicuro. Il messaggio lo manda alla ex e le chiede di non parlare con nessuno. Sicuramente per qualche regola, stira la prima regola del fight club in un luogo silenziosissimo. Perché l'ex sono ha risposta all'audio? Chiedeteglielo a lei, io non ve lo so dire ma non, non, non ha senso. Cioè ti arriva un audio così di uno che ti dice probabilmente vado a morire e... ma neanche che ti sei fumato, ma neanche ti droghi tipo oh ma che sta di niente. E questa cosa ha fatto pensare a molti che lei in realtà sapesse qualcosa. Un signore nel mio paese è caduto nel fiume. Hanno trovato il telefono subito, lui dopo una settimana, sotto una rientranza vicino dove avevano trovato il telefono. Ah, quindi è un'abitudine non trovare i corpi subito, va bene. Però la cosa strana è che questo corpo sia rimasto, cioè non, non sia stato trascinato da, dalla corrente, ma è rimasto lì. Ma l'ex lo avrà ignorato come si ignorano gli ex. Ecco, effettivamente dobbiamo contestualizzare il loro rapporto, cioè non è detto che fosse pacifico, nel senso che magari si erano lasciati male, lei gli ha sto un messaggio e dice anche se, vabbè, questo per attirare l'attenzione farebbe qualunque cosa e non ha risposto. Ci sta, ci sta. Ci sta tutta, eh? ci sta tutta. Magari lei aveva già un altro e avrebbe rischiato di, non lo so, nervosirlo, ingelosirlo quindi ha evitato. Ci possono essere molti motivi, effettivamente, però teniamola sempre da parte, questa cosa: cioè teniamo presente che lei non ha risposto. Manca la voglia di lavorare alla procura, perché secondo gli inquirenti è improbabile che sia stato costretto a togliersi la vita perché è minacciato, ma sono convinti che si tratti di mal di vivere. Quindi anche qui siamo davanti a una procura che vuole archiviare come suicidio. E buona l'è. Di nuovo, esatto Silvia, di nuovo. Assolutamente. Okay. Nell'elenco delle cose che mancano manca la voglia di lavorare alla procura. Comunque secondo la procura non ci sarebbe neanche nessun collegamento tra la morte di Ahmed e quella di Henry. Cioè si è semplicemente tolto la vita nello stesso punto scelto da, dall'altro ragazzo. Così, coincidenze. Io. Io... Mi chiedo, cioè... Perché? Cioè, perché vi paghiamo? Perché vi paghiamo cazzo? Ma veramente? C'è qualcuno in Italia che vuole fare sto cazzo di lavoro? Sì! C'è qualcuno che ha passione Passione Perché, cazzo, è un lavoro interessantissimo Io mi leccherei i gomiti Se facessi il magistrato e facessi questo lavoro qua, no? Mi, mi, mi leccherei i gomiti Andrei lì ogni giorno con Vuoi scoprire tutto? Datemi tutto C'è cioè, ci, qualcuno che lo fa perché gli piace farlo? C'è qualcuno a cui piace farlo, visto che è un lavoro stupendo? E boh. Mi 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 ci, ci. mi 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 vengono trovati i corpi, forse lì il fondo è più profondo, può essere, non lo so, ma sta di fatto che quello è un punto dove sono stati trovati più corpi. Ah sì, ti fai mille domande prima di dire soffrire di mal di vivere, dai cazzo! Ma appunto, considerato anche quell'audio lì, considerate le coincidenze con quell'altro, allora, perché? Perché hanno, inter hanno interrogato un suo amico, uno dei suoi migliori amici, e questo suo migliore amico avrebbe dichiarato ciò alle forze dell'ordine. Lui era molto depresso. Forse per attirare l'attenzione si è inventato la storia che fosse in pericolo, ma poi il male di vivere ha avuto il sopravvento ed è finita così. Era un anno che si era escluso, si era isolato, aveva messo una distanza tra lui e tutti, questa è la verità, ma non perché si fosse messo in chissà che guaio, ma per un dolore che si portava dentro, che poi è quello che lo ha portato a fare quello che ha fatto. Questo lo dice uno dei suoi amici, cioè il suo, il suo migliore amico, e va bene, cioè prendiamolo per buono, ok, ma non è che perché il suo migliore amico dice questo, allora la procura, ah bene, ok, allora possiamo archiviare come suicidio, amen, non ci crede nessuno, infatti, infatti, infatti. Sono le parole di un quindicenne. E in più ci sono invece tante altre persone che dicono che no, lui stava bene, non aveva nessun tipo di depressione. sì stava male per la lettura con la fidanzata, ma cose normali della vita di chiunque. E ehm, si era isolato quanto lo conosci bene se non parla con nessuno. Appunto, Roma E poi al altri invece dicono che no, non si era isolato, era, era normalissimo. Come sempre. Quindi, ragazzi. Questa è la classica dinamica che eh, purtroppo prende quando, la, quando vogliono chiudere per suicidio, cioè guardiamo solo gli indizi che confermano il mio bias, cioè guardiamo solo quello che va a confermare quello che io voglio che sia, la verità, no? Sì, no, la depressione non è sempre visibile, assolutamente, però... Ehm... È l'opinione di uno, ok? Cioè secondo me qui considerate le coincidenze, considerato il messaggio lasciato, considerato che le persone intorno sembrano essere molto mertose, secondo me meriterebbe di indagini ulteriori e invece pare che non ne abbiano troppa voglia. Comunque seguirò questa vicenda, ovviamente vi porto tutti gli aggiornamenti del caso, sperando che non la chiudino come suicidio fregandosene perché così veramente andiamo avanti poco è giusto un'ipotesi lui manda il messaggio vocale all'ex per vedere le interessa ancora qualcosa di lui vedendo che lei lo ignorava gli sarà partita a disperazione e si è deciso di buttarsi da un punto in cui è sicuro di morire dato che poco tempo prima c'è morto un altro ragazzo però effettivamente tutto il caso sembra sospetto ma io ho anche un'altra domanda no? perdonatemi però volevo un attimo capire lui è morto annegato ora se tu ti butti da un ponte in un fiume muori annegato senza nessun segno di violenza sul corpo, cioè eh, senza un livido, non sbatti la testa, non sbatti un braccio, non nuoti per disperazione, svieni. Dio, non mi sono mai buttata da un ponte, quindi non te lo so dire. Se ti butti in un ponte da un fiume è difficile, non hai traumi. Se sei un tuffatore, provetto. Se svieni, no. Come fai a svenire? Dipende come ti butti. Ok, ma lui è morto annegato, ok? Io dubito che, anche se non sai nuotare, cioè, in qualche modo, annaspi, come fai a morire annegato? Senza corrente, poi, perché lui è rimasto lì, quindi non è da dire, oh, c'era la corrente che l'ha portato via. E come si fa ad autoannegarsi, infatti? In realtà l'impatto con l'acqua fa il danno principale. No, lui è morto di annegamento e non ha ferite sul corpo. Allora, ho un'altra storia incredibile da raccontarvi e recente, ovvero la wannabe serial killer Sara M. Cioè, abbiamo una... Che voleva diventare una serial killer, quindi diciamo che nei suoi progetti c'era, quindi la possiamo definire tranquillamente serial killer anche se non è arrivata a coronare il suo sogno. In realtà c'è arrivata in parte. Ed è una storia di poser e idiozia assurda. Sì, lei è carina, quindi adesso potete sprecarla dicendo guarda ah, che gnocca! Blah, 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 blah. Sì, lo è. Però è una persona orrenda. Adesso vi racconto un po' la sua storia. C'è anche tanta, 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 tanta eh, ignoranza rispetto ai problemi mentali, ovviamente, come, come al solito. Ah, vedete che fa ciao ciao con la manina? Vedete quel simbolino lì? Vi ricorda qualcuno? Ecco, Ramirez, ci siete arrivati tutti. Sì, lei era una grande fan di Richard Ramirez, diciamo che è un ibristofila, ma un ibristofila, ibristofila scusatemi, l'ibristofilia è quella parafilia secondo la quale tutti innamori di serial killer, assassini, criminali, comunque persone che eh, si comportano male nei confronti della società. E tu ti innamori di loro proprio per questo, ok? Se sei gnocca ma stai male sorella ti prego stammi lontana. No guarda, assolutamente, assolutamente lontano gli gnocchi fritti. Allora, questa vicenda è molto recente perché il processo si è chiuso da pochissimo e avviene in Germania, in Baviera. E questa ragazza, Sara M, per ragioni di privacy non abbiamo nome e cognome... Ma eh, divulgano solo i nomi per le, le leggi della privacy tedesche. Comunque, lei aveva 18 anni all'epoca dei fatti e sognava di diventare una serial killer. Lei, fin da ragazzina, vabbè, che era una ragazzina, comunque, fin da ragazzina era fissata con il true crime, con il giallo, con eh, tutte le cose un po' creepy e soprattutto con i serial killer. In particolare, aveva due grandi idoli nella sua vita: Ted Bundy e Richard Ramirez. Lei aveva tutti i poster dei serial killer in. Uh, poteva essere una nostra iscritta, potevo essere io, cioè, nel senso, quello uh, anche io, dai, ma innamorarmi no. E Silvia succede che vanno proprio in fissa, no? Quindi lei aveva studiato tutto di questi serial killer, li conosceva a Menadito, era innamoratissima di Ted e di Richard Ramirez. Quindi c'era tutti questi poster, sì, insomma, è cresciuta così. Lei aveva come progetto della vita, cioè quando gli chiedevano cosa vuoi fare da grande, la serial killer. Ma la serial killer è famosa, cioè vuoi diventare anche famosa, no? Come serial killer, quindi devi essere beccata per diventare famosa. Forse questo non ci aveva pensato. Fortunatamente è stata fermata dopo la sua prima vittima, però una persona è riuscita a ucciderla, questa pazza sclerata. Allora, all'epoca dei fatti, come vi ho detto, aveva eh, TSO già, <ride> già, 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 aveva 18 anni e viveva appunto in Baviera. Aveva già dato segni di squilibrio nella sua vita perché in passato aveva sofferto di dipendenza da droghe, si disegnava, tra l'altro dei simboli cattivi, i simboli dei nazisti sulle mani e faceva l'antisociale, insomma, diciamo proprio aveva questi comportamenti estremamente antisociali volti proprio a ehm, stizzire le persone cioè lei provocava ecco provocava da quando dico che seguo il true crime da sempre i colleghi mi chiamano il serial killer no Barba <ride> ma come anche Lisa McVeigh era una di noi ma lei ha aiutato la polizia a catturare un serial killer vero? allora lei tra l'altro per tutta l'adolescenza Grazie a questi comportamenti del cazzo ha avuto moltissimi problemi con la, poli la polizia e finiva spesso arrestata. Per esempio, una volta è stata condannata a lavori socialmente utili, cioè poi essendo minorenne, comunque le davano sempre delle pene estremamente ridotte anche perché non aveva mai fatto nulla di così grave, però era nota alle forze dell'ordine come soggetto, diciamo. E insomma le danno mh, quando aveva 14-15 anni. Le danno una condanna a lavori socialmente utili per aver urlato a dei poliziotti in servizio "A ah, figli di puttana!" così. Cioè capito lei, era così, la testa di cazzo. A marzo del 2021, come qualcuno suggeriva, ho visto Silvia <ride> suggerire questa soluzione, infatti le hanno fatto un TSO. È stata ricoverata all'ospedale psichiatrico in seguito a un tentato suicidio e quindi eh, ha una diagnosi insomma la visitano le fanno una diagnosi e viene fuori che ha in romanesco certo in romanesco oh grazie al chimichia ehm, le diagnosticano un disturbo dai che me lo dite dai che me lo dite così che ultimamente vengono fuori bravi bravissimi Borderline di personalità, disturbo borderline, che tante volte purtroppo è la diagnosi che fanno quando non sanno esattamente che cosa hanno di fronte. Ora, questa diagnosi gliel'hanno fatta in poche ore, io vi ripeto, eh belli disturbi di personalità, belle le diagnosi e tutto, però prima di arrivare a fare una diagnosi solitamente ci vogliono molti incontri, ci vuole una grande conoscenza del paziente. Però, insomma, gli hanno sottoposta a dei test, lei ha fatto questi test e il risultato era borderline. Tra l'altro, è venuto fuori dai test anche che lei tendeva all'autolesionismo. Quindi, che cosa hanno pensato i psichiatri, i medici dell'ospedale? Hanno pensato che lei stava benissima, quindi poteva essere tranquillamente dimessa il giorno successivo. Due mesi dopo ho fatto l'omicidio. Se l'avessero ricoverata e curata, o comunque gestita, o comunque, non so, dato. prescritto un percorso di psicoterapia o ehm, analizzato se aveva necessità di qualche farmaco o qualcosa. Niente, lasciandola andare immediatamente sti Gazzari, esatto Silvia. Hanno messo in circolazione una serial killer che due mesi dopo ha perso a brocca ucciso. Quindi da cercare loro. Sì, sì, sì. Infatti lei a maggio 2021 decide di coronare il suo grandissimo sogno e raggiungere il suo obiettivo. Lei, tra l'altro, per pianificare come Ehm, svolgere questo omicidio fa delle ricerche sul web che tra l'altro è la regola sacra dorata numero uno di ogni bravo killer mai cercare le cose sul web perché sennò poi le trovano ma ah, io devo insegnare tutto comunque lei cerca su google e digita qual è il punto migliore dove accoltellare uno sul collo per ucciderlo sul momento e quindi, niente, si è studiato tutti i punti del collo, perché lei voleva uccidere pugnalando al collo. Lei quello proprio non c'era alternativa, era il modo in cui voleva uccidere. Chissà cosa avrà voluto dire. Quindi si è andata a studiare a tutti i punti dove ammazzare meglio la gente. E poi, eh, digita anche, quanto tempo impiega a morire uno dopo che l'hai accoltellato nel collo? Ok, va bene, a posto. Dopodiché decide di comprare l'arma. Va a fare Rambo, sì, assolutamente. L'arma. Coltello, ovviamente. Quindi va in ferramenta e compra un coltello da campeggio per ben 12 euro. Cinque giorni dopo lei si tiene a casa, no? Si tiene lì nella cameretta, il suo coltello. Schifio: sì, Sceneggiatore verrà accusato di omicidio per colpa delle tue ricerche sul web. Eh sì, effettivamente, non ci avevo pensato, Gregor. non ci avevo pensato, effettivamente. Mm. Ok, insomma, cinque giorni dopo Sara dice, guarda, ho tutto, ho il piano, ho l'arma del delitto, mi manca solo una vittima. Come trovo una vittima? So fica, so carina, le metto su Tinder e trovo gli uomini. Quindi lei ha deciso di diventare il serial killer di Tinder un altro, ma tanto perché non ce ne sono abbastanza. E quindi si mette su Tinder fa dei profili falsi, tra l'altro, cioè nel senso che non mette il suo vero nome, mette le sue foto, ma non il vero nome e si chiama Domino Cherry. Non lo so, signora delle ciliegie, una cosa del genere. Fatto sta che comincia a parlare con vari uomini, ben 241 erano i candidati 241, anzi lei poi dopo dirà che non erano, non è che ne doveva scegliere uno tra quei 241, ma prima o poi avrebbe fatto fuori tutti, no? Cioè erano, era l'archivio dove andare a pescare per quando voleva uccidere qualcuno, tanto se teneva tutti lì a portata di mano, no? Aspettando di scrivere il libro Almeno le basi rag. <ride> Lo farò, mi era convinta proprio. Sì, 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 sì. Lei era proprio convinta aveva farlo. Domande d'offerta su Tinder sono estremamente sballate. sì, non entriamo in questo argomento. Comunque, questi 241 uomini dovevano morire. E così inizia a chattare con un certo Zayed. Zayed e, anche qui non sappiamo il cognome per ragioni di privacy. Lui ha 39 anni, quindi c'è anche una bella differenza di età. Ed è sentite ed è una guardia di sicurezza ex militare di origini irachene, quindi era grosso, ragazzi. Cioè, era uno anche bello, bello piassato. Lei ha detto "Guarda, non mi accontento mica del Mingerlino, io la mia prima vittima cioè è uno che si può anche difendere bene e lo voglio uccidere con un coltello". Io, io le raga, le basi, le basi. Cosa hanno fatto i serial killer che tu ami tanto Sara? Hanno scelto delle vittime vulnerabili. E la che cazzo regale cioè, ti vai a prendere il soldato iracheno. Vabbè. Comunque. Comunque. Si, sì, scusate. Io. Mm. Ah, Cherry vuol dire vergine. Mi dicono che Cherry vuol dire vergine. Quindi, Domino Cherry era qualcosa di. Legato alla verginità. Ecco perché era falso il profilo. Ecco perché era facile una volta, ma lo faccio bene esatto, no? ma a cominciare col botto mi sento, mi, mi sento di farcela, capito. C'è Limene. Uh, ok, no, non importa, andiamo avanti. Fatto sta che cominciano a parlare, parlano molto, sembrano piacersi, effettivamente, leggendo quelle conversazioni dall'esterno sembra di vedere un corteggiamento ben funzionante. Cioè, vedi due persone che si sono beccate e si piacciono, hanno questa attrazione de fuego e quindi lui alla fine accetta di incontrarla. Sì, sta qua è scema assolutamente. Sara, prima di uscire, lascia un sms alla sua migliore amica con scritto: Sto per uscire ora, voglio uccidere il mio primo. Sono così excited che non riesco a tradurvelo in italiano, cioè se sono eccitata, ma non è eccitata in quel senso, eh, sono tipo sono così emozionata. Sono così entusiasta, ecco, fammi gli auguri che mi vada bene. La sua amica, la sua amica, dice sono così euforica, esatto, 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 esatto. La sua amica ha sempre detto di non aver mai preso questo messaggio sul serio. Allora. Altum pass. Perché io qui non ci credo, manco a morire. Ovvero, se questa Sara era così fissata con i serial killer, era il suo sogno della vita, eh, commettere degli omicidi seriali, e diventare una famosa serial killer. Veramente non l'aveva detto la sua migliore amica? E poi, se non gliel'avesse detto prima, le avrebbe mandato un messaggio: con Oh, sto per uscire, vado a uccidere il mio primo. Sono così emozionata. famiglia gli ne avevano parlato, ovvio che ne avevano parlato. Però la migliore amica, ovviamente per pararsi il culo, dice qualcosa di inverosimile, cioè che ah, l'aveva preso così come uno scherzo. Non ci credo. Cioè, no, 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 non ci credo proprio neanche un po'. Ma questa è la mia idea. Comunque Sara aveva pianificato l'azione nella sua testa, no? Era la serial killer del discount, esatto. Mi ha pianificato nella sua mente come fare. Avrebbe detto, <ride> sentite il piano geniale di Sara, avrebbe detto durante l'appuntamento a un certo punto a Zayed di avere una sorpresa per lui. Quindi gli avrebbe detto di chiudere gli occhi e fare manina. Chiudi gli occhi e fai manina. E ti arriva coltellata nel collo così, perché giustamente no, un soldato iracheno... Se non hai gli occhi chiusi, almeno, almeno dici no. Il vantaggio del fatto che abbia gli occhi chiusi. Geniale, comunque. Veramente geniale. Perché, eh, devo dire, il piano, la tattica. De... Chiudi gli occhi un attimo. Io non l'avrei mai pensata, vi giuro, non mi sarebbe neanche mai venuto in mente proprio. Comunque, Sara e Zayed, questa era l'aspettativa, realtà. Sara e Zayed si incontrano alle 20:15. Zayed la va a prendere da una fermata dell'autobus e la fa salire sulla sua macchina. Durante il viaggio, Sara gli dice: "Ma Zayed, perché non trascorriamo la notte insieme in un casolare isolato che io sola conosco, là nel nulla in mezzo al bosco, in mezzo a niente?". Zayed dice: "Ok. Perché giustamente, cioè, se me la metti su un piatto d'argento, che dico di gode, no? Eh, no, dico di gode, sì. Quindi, Zayed accetta e guidano lungo questa strada sterrata per raggiungere questo fantomatico casolare che in realtà non esisteva. Era lei che cercava di portarlo il più lontano possibile dalla civiltà per isolarlo e poi fare il giochino. Chiudi gli occhi e ti accoltello, no? Quando si sono, insomma, sono abbastanza infrattati e lui continua a dire: Sì, ma dov'è sto casolare?. Sara comincia ad avere un po' di eh, titubanza, nel senso che non, non sa bene cosa rispondere. Quindi è il momento del coltello, si emoziona, si dimentica di chiedergli di chiudere gli occhi, anche perché lui sta guidando, quindi non può chiudere gli occhi. Quindi Sara estrae il coltello e poi glielo pianta nella gola. Ma non becca il punto preciso, infatti Zayed sopravvive inizialmente. Zayed ferma la macchina, si difende, hanno una colluttazione e lui riesce a strappare il coltello di mano a lei. Quindi lui ha il coltello nelle mani, ma non la colpisce, lo butterà via. Pensate che gentiluomo! Cioè, è stato coltellato alla gola, lui quando ha in mano il coltello non lo usa contro di lei. Cioè, veramente. E a quel punto Sara scappa. Scappa dalla macchina e si mette a correre in mezzo al niente. Zayed era gravissimamente ferito, chiaramente, perché eh, c'aveva uno squarcio nella gola che zampillava. E però viene lasciato da solo nella macchina. Lui in fin di vita comunque prova a guidare per avvicinarsi a un punto dove magari prende il telefono o a un punto eh, più dove c'è la civiltà, ma non ci riesce. Eh, è troppo tardi, riesce solo a fare qualche metro, perde coscienza e cade in coma. Viene portato in ospedale poi, perché lo, lo trovano, ma purtroppo morirà dopo tre settimane di agonia. Quindi, povero Zayed, il nostro gentiluomo, ci ha rimesso la vita e non si è neanche difeso, Beh, veramente. Sara stava correndo nel mondo, piena di sangue, proprio ricoperta dal sangue. Quindi, chiaramente la polizia l'ha vista e gli ha detto: dove vai? Che, che cosa hai combinato? E lei, ovviamente, non, non avendo più scuse, ha dovuto confessare tutto ed era palese, no? Quindi, insomma, un, un, un fallimento epico in questa sua impresa di diventare un serial killer. Quindi la arrestano. E poi le fanno un interrogatorio. Viene anche sottoposta a una perizia psichiatrica. E sembra, sinceramente, dispiaciuta per il tentato omicidio. Anche perché ricordiamo. Deve ancora venire il, il, il peggio, deve ancora venire. Anche perché ricordiamo che in quel momento era un tentato omicidio, poiché sembrava, appunto, che. Zayed potesse sopravvivere, perché era stato portato in ospedale. Quindi lei è molto dispiaciuta. Molto, molto dispiaciuta. Poi a un certo punto esordisce con: piangendo, mi sono persa il momento più bello della mia vita per uno stupido errore. Gli psicologi interpretano questa frase con il mi sono persa il momento più bello della mia vita, cioè gli anni. Uh, più belli della mia vita mi verranno portati via perché dovrò passare in carcere considerato che ho fatto questo stupido errore cioè aver ucciso una persona in realtà lei stava pensando che si era persa il momento più bello della sua vita cioè l'omicidio perché aveva fatto un errore lo stupido errore è quello di non essere riuscita a ucciderlo lei voleva Far, voleva raggiungere l'obiettivo, cioè voleva almeno sapere di averlo ucciso. Infatti, quando poi le arriverà la notizia che lui è morto, lei sarà molto felice e dirà di aver raggiunto il suo obiettivo, quindi non ha sbagliato, si è solo sbagliata a farsi beccare. Wow. Insomma, passa un anno, fanno il processo, infatti c'è stato il processo da poco. Sì, voleva vederlo morire voleva sentire l'emozione dell'omicidio dell assolutamente siamo fuori di testa qua insomma si è concluso da poco il processo Sara a processo ha mostrato un atteggiamento tutt'altro che dispiaciuto tant'è che eh, sentendosi come Richard Ramirez è entrata in aula sfoggiando questo esattamente come Richard Ramirez e almeno questa cosa da Polsare un po' gli è riuscita dai Almeno la foto come dire, in tutto sto bordello almeno la foto ti è uscita bene, dai, que quella 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 rimane. Que <ride> Sai so che killer sei appunto, appunto. Tanto parliamone un secondo questa cosa. Lei ha confessato, avrebbe tranquillamente potuto inventarsi che zia della um... Avrebbe tentato di violentarla e che si fosse difesa. L'accusa probabilmente non l'avrebbe retto, ma comunque avrebbe messo in dubbio letteralmente tutta la dinamica dei fatti. Sì, infatti è anche abbastanza, come dire, poco organizzata nell'immediato, cioè lei ha confessato subito, non ha neanche cercato di inventarsi delle, eh, de delle scuse che, insomma, non fa di un buon serial killer un buon serial killer. Ecco tutto qui. Quindi, niente, si è presentata con questo simbolo satanico mh, sulla mano ed è rimasta tutto il tempo in silenzio, anche quando dopo la condanna le hanno detto "Sara, vuoi dire qualcosa per la famiglia della vittima per Niente, va fotte sega, basta che facciamo presto, mi frega un cazzo". Infatti non ha mostrato assolutamente nessun rimorso e alla fine è stata condannata a 12 anni da passare in una struttura psichiatrica. C'è da dire anche questo. Eh, 12 anni per quello che doveva essere una minorenne, perché all'epoca dei fatti era considerata insomma, minorenne, almeno per la, le conseguenze della legge, non avrebbe potuto ricevere una pena superiore a 10 anni. Qualunque cosa tu faccia, se sei minorenne più di 10 anni non li puoi prendere. E quindi aver preso 12 anni è stata la mossa del giudice, come dire: Non me ne frega un cazzo che tu fossi giovane. Sei una merda, 12 anni. Che è addirittura è sembrata come dire tanto. E 12 anni non sono tanti, raga, non sono tanti per un omicidio di questo tipo, ma soprattutto per una personalità di questo tipo. Ritornerà ad uccidere, non lo so. C'è da dire una cosa: eh, quando hai 19 anni. 12 anni sono tanti, nel senso che comunque eh, esci dall'adolescenza, entri in età adulta e se lo fai essendo seguita adeguatamente, sì esatto, uscirà a 30 anni, potresti uscire a 30 anni come un soggetto civilizzato, magari compensato con i farmaci perché è difficile che una così, eh, insomma, riesca a... A essere equilibrata senza un aiutino però magari ecco non ha una coscienza bisogna anche vedere il background la famiglia cosa che non so però magari le danno un'educazione le fanno eh, capire che eh, i pensieri e i suoi bias sono sbagliati deve essere seguita assolutamente deve essere seguita anche una volta che, che va fuori certo questa 30 anni esce carica molla peggio di prima. Dipende, Sabri, io credo sempre che si possa avere, eh, come dire, almeno la speranza della rieducazione. Cioè, eh, dovrebbe essere questo l'obiettivo della, della detenzione. Mi auguro che in, in alcuni casi funzioni, cioè spero che funzioni, mi auguro che nel suo caso possa funzionare. È infinite, grazie mille per i bittini. Infatti, si riesce a commissare proprio tutto. Ma confido nella scienza. No, 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 non tutto, tutto, ovviamente, però. Ma i suoi genitori non hanno rilasciato dichiarazioni. Sarà una nuova Erika? Può darsi, anche se non se l'è presa con la sua famiglia, ma se l'è presa proprio. Cioè, la cosa particolare qui è che lei ha scelto una vittima casuale, semplicemente perché voleva diventare una serial killer. Cioè, una mitomane di, 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 di se stessa, praticamente. Cioè, un. Um... Sì, saranno sconvolti, infatti. Se un mio conoscente mi invia un messaggio in cui dice che va a uccidere qualcuno, vado dai carabinieri. Anche se si tratta di uno scherzo, non si sa mai. E fai bene. E fai bene. Così la prossima volta poi ci pensa due volte a fare scherzi di questo tipo. Sì, Mao è a spasso, mi sa. Infatti è un po' che non si vede. Comunque, dopo questo caso finiremo tutti come i fan di Marilyn Manson. Se è passato di true crime, uguale vuoi uccidere la gente? No! No, 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 no. Comunque, sono avvenuti in questi giorni due femminicidi, uno molto misterioso e l'altro invece che è stato spiegato. Non so se avete sentito del delitto di dormelletto dove a perdere la vita è stata Sonia Solinas, che vedete in questa foto, insieme appunto. Al marito, Dormelletto è in uh, provincia di Novara ed è un paese piccolino, 2500 abitanti. Sul, uh, si trova sul Lago Maggiore e il 26 aprile 2022 la comunità viene sconvolta da un omicidio sanguinosissimo, perché infatti Filippo Ferrari, marito per appunto di Sonia, che è questo che vedete qua, è un operaio di 37 anni. E eh, la uccide in casa con due coltellate alla gola. Sonia Solinas, che è appunto una barista di 49 anni, la uccide con queste due coltellate alla gola. Poi guida per 50, al nord state impazzuti tutti, eh, la, guida per 50 km e va a suicidarsi lanciandosi da un ponte a San Bernardino Verbano. Quindi nessuno sa perché c'è stato questo omicidio. Cioè nessuno sa perché Filippo ha ucciso Sonia. Non c'è un movente, non si capisce. Anche perché chi poteva darcelo non c'è più. Perché si tratta di un, un femminicidio-suicidio. Il delitto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, dovrebbe essere avvenuto tra le 6 e le 8 del mattino. Sonia era ancora in pigiama. E i vicini non hanno sentito rumori, non hanno sentito nessun suono. In più, quando sono arrivati i carabinieri nella casa non hanno trovato nessun segno di colluttazione, nessun oggetto in giro, nessun bordello in casa. Quindi io ho pensato che forse l'ha uccisa mentre dormiva, visto che lei non ha. Non ha emesso suoni, non c'è. Non c'è lotta, non c'è colluttazione, non c'è niente. E lei era in pigiama. Quindi. Forse si chiama mattana? In che senso si chiama mattana? Uh... Cosa si chiama mattana? Il ciclo testosteronico. Uh, per... Chissà perché i vicini non sentono mai niente. No, a volte sentono. A volte sentono. Spesso no. Effettivamente. Cosa succede al nord? Non lo so, ragazzi, non lo so. Cioè, è qualcosa di incredibile. Sì, ci arriviamo, About Myra, è l'ultima notizia dell'oggi, rimani in onda, stay tuned, che ne parliamo. Simi, grazie mille per la sub, grazie mille anche a Kemar, grazie mille Cyrus per i bittini. Ragazzi dai che, ok, ne mancano 6, ce cioè la faremo oggi con i Darwin. Io non capisco qui al nord cosa sta succedendo, sinceramente ho un po' paura, tira un'aria brutta. E guarda Elisa, c'hai ragione, c'hai effettivamente ragione, al nord la vita è dura. Io penso che l'abbia fatta nel sonno, anche perché l'hanno trovata in pigiama, quindi avrei un po' di... Così, di dubbi a riguardo. Comunque, loro stavano insieme da 15 anni, avevano degli alti e bassi nel loro rapporto, ma sembrava un po' come tutte le coppie, non c'erano mai stati episodi di violenza, non c'erano mai state denunce: i vicini non sentivano assolutamente botte e urla né cose del genere. E non si capisce assolutamente per quale motivo è successo tutto ciò. Per quale motivo Filippo ha deciso di uccidere Sonia e poi uccidere se stesso. Non ha lasciato nessun biglietto né a casa né nella sua macchina, niente. Grande mistero. Questo è tutto quello che si sa. E, 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 e c'è questo punto interrogativo immenso sul perché. Perché? Vicini tutti sordi, da me si sente se respiri. E beh, dipende anche dal tipo di condominio che c'hai, eh. Perché alcuni si sente tutto, alcuni non si sente assolutamente niente. Tipo il mio appartamento a Roma non si sente niente. Ma proprio niente, niente, niente. Anche se abbiamo i muri in comune. Altrimenti ha voglia io che urlavo fino a luna di notte nessuno mi ha mai detto niente. L'altro femminicidio invece ha dinamiche un po' più chiare perché l'assassino effettivamente è eh, in vita e ha confessato, è l'omicidio di Rimini. Anzi, femminicidio di Rimini. In particolare siamo a Viserba, provincia di Rimini, il 22 aprile 2022 alle 22 di sera. Quindi dicevo, Fai apposta? No. Scoppia una lite. E furiosa tra marito e moglie perché lui è geloso. Ma è l'ennesima lite perché lui è geloso. Lui, convinto che lei lo tradisca, lei non lo tradisce, almeno dalle indagini pare che lei effettivamente gli fosse fedele, non, non fosse vero quello che lui credeva. Comunque lei si chiama Angela Abitabile, lui invece si chiama Raffaele Fogliamanzillo e hanno entrambi 62 anni, sono coetanei. Tra l'altro, sono sposati da 40 anni, cioè, è eh, una coppia sposata da 40 anni, quindi praticamente sono cresciuti una vita insieme, ci cioè hanno passato più come dire, praticamente tutta la loro vita l'hanno trascorsa insieme. Hanno tre figli maggiorenni. E una di questi figli, una figlia, ha a sua volta dei figli, quindi hanno dei nipotini piccoli, quindi sono dei nonni. Tra l'altro loro, quando è successo tutto questo, erano a casa della figlia per badare appunto a questi bambini, a questi nipotini. E i bambini erano gli unici presenti al momento dell'accaduto, che fortunatamente erano in un'altra stanza, quindi non, non hanno assistito alla scena. Ma. pesante. Insomma, scoppia la lite. Lui, come al solito, convinto che lei lo abbia tradito, quindi tira su il, il caso. Prende un coltello a serramanico e comincia a minacciarla sventolandole il coltello. Lei scappa in cucina. Lui la insegue e la colpisce con sei coltellate all'addome e una. Alla gola, con cui le squarcia la gola, che sarà appunto la coltellata fatale. Poi foglia Manzillo poco dopo le 22 si presenta in questura scosso in stato di shock, con tutti questi vestiti ovviamente imbrattati di sangue, e confessa: si costituisce volontariamente, dice: Ho ucciso mia moglie! Se andate a casa, trovate il colpo. Quindi poi loro vanno a casa, trovano il corpo e ovviamente appurano che ha detto il vero. Che brutta bestia la gelosia, vero, vero. I nipotini erano nell'altra stanza e pare fossero tanto piccoli, quindi non si sono accorti di niente. Per fortuna, per fortuna. Comunque, poco dopo l'arresto hanno subito scoperto che l'uomo soffre di una sindrome ansioso-depressiva certificata dall'Ausl. Per cui era seguito dal centro di igiene mentale. Quindi era in terapia, lui era in terapia. Questa è la cosa preoccupante. Questa sindrome ansioso-depressiva, così almeno la definisce l'Ausl, lo portava ad avere dei ripetuti attacchi di gelosia violentissimi, per cui si scagliava con rabbia contro la moglie ed era convinto che ci fosse un tradimento che non c'era. Ora, non so se lo sapete, ma esiste un delirio tra i vari deliri che ci sono. Di solito è tipico degli psicotici. Comunque, eh, si chiama il delirio di gelosia. Il delirio di gelosia è quando tu ti convinci che il tuo partner ti tradisca ma anche senza avere delle prove tu ne sei convinto e ogni indizio come gli investigatori che vogliono archiviare per suicidio fanno uguale ogni indizio che vedi lo eh, attribuisci al fatto che lei ti tradisce perché vuoi conferma il tuo bias, no? ma c'è una piccola differenza tra chi ha un delirio di gelosia e chi è estremamente eh, geloso e magari ha delle paranoie il delirio di gelosia ti porta... A non riuscire a uh, separare quella che è il tuo pensiero dalla realtà. Cioè, tu sei convinto che sia vero, cioè non è che ci sono ti puoi mettere in dubbio, cioè tu sei dentro il uh, trip, cioè come un trip: sei in un trip. Sei convintissimo che, che, che lei ti tradisce, quindi non ci sono proprio modalità di convincimento, c'è proprio una negazione della realtà, anche nel momento in cui gli porti delle prove che smentiscono eh, la sua realtà, lui le nega perché non c'è possibilità di uscire da quella che è eh, la sua psicosi, il suo delirio. In quanto nelle procure soffrono dello stesso disordine, si convincono di quello che è accaduto e fanno di tutto, proprio di tutto, per dimostrare che è così. Si avranno un, un delirio anche loro, anche le procure. Ormai quella è quella la realtà. Sì, perché per loro è quella la realtà, capito? Il mio ex vedeva il telefono cellulare inesistente con cui scrivevo agli amanti tipo. Eh, eh, ecco, ecco, una roba del genere. Tipo il mio ex buongiornissimo. Ah, allora è abbastanza diffuso questo delirio, perfetto. Perfetto, comunque, la cosa ancora più grave è che la moglie, in realtà, già in altre occasioni aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine contro il marito. Il 30 settembre del 2021 il marito le aveva messo le mani al collo, ma non era riuscito a strangolarla. Quindi sono arrivati i carabinieri, non so chiamati esattamente da chi, ma sono arrivati i carabinieri. Ma andiamo avanti. Lei in quel caso quando sono arrivati i carabinieri e hanno chiesto se voleva denunciare ha detto di no perché ha minimizzato un po' l'accaduto e... e così. Tra l'altro c'è anche da dire una cosa: questi stavano... erano sposati da 40 anni, quindi stavano insieme anche da di più, ci hanno passato la vita insieme e lui ha cominciato a dare segni di violenza e di squilibrio mentale solo nell'ultimo anno. Quindi ragazzi è come se, se voi no? aveste accanto una persona che conoscete meglio di voi stessi e improvvisamente questa persona comincia a cambiare atteggiamento comincia ad avere delle, del, dei problemi di comportamento, dei problemi mentali cosa fate? lo abbandonate? cioè in qualche modo tu pensi sempre che è una cosa passeggera che è un momento che poi guarisce, che tanto poi si sta facendo seguire eh, cioè, teoricamente sì, lo dovresti abbandonare. Devi abbandonare chi fa violenza su di te. Però, guardando un po' il contesto e la situazione, forse un po' capisco perché lei poi non, non è scappata, non ha voluto procedere. Lo scorso 28 febbraio. Angela però si era rotta le balle e aveva denunciato ai carabinieri, aveva denunciato queste perduranti minacce, lui che eh, era sempre arrivato lì lì per farle del male senza però mai arrivare a farle del male. Infatti Angela non parla mai di violenza diretta, ma parla solo di minacce e poi parla di questa sua gelosia patologica. Quindi, anche quando fa questa denuncia, le forze dell'ordine non si muovono e questo questo fa girare le balle, raga, Questo fa girare le balle, ma purtroppo le forze dell'ordine si muovono solo quando è troppo tardi. Se tu gli vai a dire: Guarda, mi minacciano! Sì, ma eh, ti ha mai messo la mano addosso? No. Eh, allora aspetti che te le metti addosso poi magari interveniamo. Cioè, è questo il problema. È questo, cioè loro si muovono solo quando è già successo. E tante volte neanche in quel caso. Tante volte neanche in quel caso Eh, Edo E anche perché le hanno fatto la domanda Signora, lei si sente in pericolo di vita? E la risposta è stata no E lì è il modo giusto proprio per dire ai carabinieri Che oggi possono mangiare la loro ciambella E quindi niente Tra l'altro il um, insomma, Il giorno prima di morire Ad Angela era stato proposto Dai servizi sociali il trasferimento in una casa protetta. Poi dicono che Liliana è suicidio. Capito? Esatto. Anche quando è troppo tardi non, non si muovono. Uh, gli avevano, le avevano proposto di andare in una casa protetta. Angela, però, vivendo uh, in un palazzo dove c'era sia sua sorella che sua figlia, si sentiva al sicuro lì. Quindi ha detto: No, io non voglio andare in una casa protetta perché mi sento più al sicuro qui. Anche perché. Allora, ha fatto male, ovvio doveva andare, ma mettetevi un attimo nei panni di Angela. Cioè, Angela ha vissuto tutta la vita con il suo compagno, con il suo marito, con il suo assassino. Do stava in un palazzo dove c'era tutta la sua famiglia. Cioè, l'idea di dover andare in una casa famiglia con delle persone che non conosce, là da sola. Eh, no, non le sembrava una cosa da farsi. Cioè, per quanto fosse grave la situa, scusate, non so perché non, non riesco a prendere la mia posizione da giaguaro oggi. Eh, non... cioè, avete capito il contesto? Cioè, non è tanto da dire, eh, ma lei ha minimizzato. E eh, ma lei non si è fatta proteggere. No. Bisogna andare a guardare un, un po' bene le cose. Non era semplice, esatto. Non era semplice dire: Ok, l'uomo che conosco da una vita è impazzito, non è più lui. Allora lo abbandono. Vado a stare da sola, in una casa famiglia, in mezzo a tante altre persone disperate. Quando ho, uh, insomma, tutto organizzato, il mio, il, mio, il mio palazzo, tutta la mia famiglia. Allora, allora. Uh, come vi ho detto, lui era convinto che la moglie lo tradisse, ma era anche convinto che lo tradisse in particolare con un, un soggetto di cui lui aveva tantissime paranoie, cioè si sentiva da meno. Il suo nemico rivale in amore, per contendersi questa moglie, era il fratello del genero di lei, che di tanto in tanto arrivava da Napoli proprio per incontrare la signora. E lui dice: Mi tradiva da nove anni, l'ho uccisa perché mi aveva fatto cornuto. Ok, Foglia Manzillo. E, tra l'altro, una cosa che mi ha lasciato particolarmente... Mm, in... C'è un'emozione legata al grottesco. Comunque, mi ha lasciato nel grottesco. Uh, lui ha detto che una settimana prima di compiere l'omicidio si era sottoposto a un intervento alla cataratta. E che questo intervento alla cataratta gli ha ridato la, la, la vista, quindi lui ha aperto gli occhi sulla moglie e si è reso conto che lo tradiva veramente proprio davvero. Ok, uh, ok. E uh, niente, tra l'altro lui racconta anche che quella mattina si era presentato sotto casa... Ah! Smettila! Si era presentato sotto casa, sotto il palazzo, dove lei lavorava come donna delle pulizie, e da lì l'avrebbe vista uscire insieme al suo rivale in amore. Quindi lì lui ha perso la brocca e poi eh, l'ha uccisa. Vedo la luce! No, ma infatti questa cosa che è stata operata alla cataratta quindi aveva più chiara la situazione, ha aperto gli occhi sul tradimento mi ha lasciato veramente così, nel grottesco. Non so come è meglio dirvelo. Mi ha, mi ha lasciato. Mao? Ma, Mao? Ti devo dare l'antipulci? Mao? Mao? Ce l'hai Antipulci, Non ci ho pensato. Però non... non, non vabbè, mi darò l'antipulci. Si è visto allo specchio le corna. <ride> sì, probabilmente con la catarratta poi sono apparse le corna nello specchio. Non ne ho idea. Allora, adesso ho una brutta, 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 brutta cosa da raccontarvi. Cioè che tipo abbiamo un frizzle qui in Italia. Eh, abbiamo una... Una storia di segregazioni e violenze... Imbarazzante. Cioè di, di quelle cose... Che... Natasha Campus, ok? Ok. <coughs> le pulci le vedrei. Sì, no, infatti non mi sembra che le abbia. <coughs> una Joseph Fritz. Sì, praticamente siamo ad Aiello del Sabato. Aiello del Sabato è un paese in provincia di Avellino e qui una madre di 47 anni ha tenuto segregata in casa sua sua figlia. Di 21, cioè adesso ne ha 21. Sua figlia di 21, la teneva legata con le catene che vedete qui nelle foto che hanno preso i carabinieri. Ormai è andato, ciao. La teneva legata con eh, le catene alla testata del letto, alla ringhiera della scala. Veniva picchiata, veniva malnutrita, nel senso che la lasciavano senza cibo per un sacco di tempo, oppure al massimo le davano da mangiare una cosa al giorno e senza igiene, cioè questa qui non si lavava, non si poteva lavare, eccetera. Tra l'altro per fare i bisogni o se li faceva addosso, oppure aveva quando andava bene un secchio per farli dentro al secchio, cioè, non poteva neanche raggiungere il bagno, poverina. Io sono scioccata, scioccata, anche perché tutto questo succede sotto gli occhi del marito, un giardiniere di 46 anni, che se non fai niente sei complice, raga. Nel senso, è, è colpevole quanto lei, anche se lui non l'ha mai picchiata, è comunque colpevole quanto la madre. Il tutto, pensate, che inizia nel 2018, quando questa ragazza, che all'epoca era minorenne, stanca. Di delle continue violenze da parte di sua madre, cioè sua madre la menava talmente forte che in quell'occasione le aveva rotto un braccio, la ragazza è scappata di casa, anche perché è una certa veramente, cioè quando arrivi a rompermi un braccio, cioè giustamente scappa di casa. Solo che non aveva una meta, non aveva niente e l'hanno ritrovata poco dopo nel bosco. L'hanno ritrovata, l'hanno ripescata, riportata a casa e da quel giorno la madre la tiene legata come una bestia per impedirle di fuggire di nuovo e per obbligarla a subire invece tutte le violenze che la madre vuole farle subire. Sì, riconsegnata alla guzzina. Poi non so se l'abbiano trovata le forze dell'ordine o i genitori stessi, però comunque l'hanno riportata. Non accadono molte cose qui, ma quando accadono sono veramente inquietanti. Hai ragione Rossella, quando vengono fuori poi, perché magari ci sono delle situazioni del genere che ancora non sono saltate fuori. Il braccio non lo so se gliel'hanno fatto curare o meno. Sono andati in ospedale dicendo una bugia, come al solito. A questo punto la madre la lega in camera da letto al buio, cioè nel senso che le tappa anche le finestre, ce la fa stare al buio costante, che tra l'altro è una tortura immensa togliere la luce a un essere umano, come anche a un animale e a una pianta, è eh, la stessa cosa, la lascia al buio, senza cibo, con, ehm, insomma, inizialmente si doveva anche fare addosso i bisogni fisiologici. A salvarla è stata la coscienza di sua sorella, che dopo quattro anni di abusi in realtà andava avanti da un pezzo eh, ha deciso di denunciare. Tra l'altro, ragazzi, io non capisco come mai non abbia, nessuno abbia mai denunciato prima. Cioè, questa famiglia aveva otto figli. Cioè, questa ragazza aveva sette fratelli, tra fratelli e sorelle. E io mi chiedo come... Cioè, perché hanno, hanno aspettato tutti? Quattro anni poi ha denunciato solo una di loro. Comunque... Vabbè, non... non mi immergo in questa situazione anche perché non ho i dettagli. Ma tutti sapevano, anche i vicini di casa lo sapevano, per quanto facciano finta di niente. C'è un'omertà su questo caso incredibile, perché sapevano tutti, quelli del circondario eccetera, che lei veniva trattata in questo modo. Eh. Insomma, la sorella alla fine prende coraggio e denuncia i carabinieri. La madre, vi dicevo, ha otto figli, ma odiava soltanto questa. Questa era la figlia odiata in particolare dalla madre. Sentite perché? Perché portava il nome della nonna, ovvero la suocera de della madre, che lei odiava profondamente. Quindi tu odi profondamente tua suocera, proietti sulla figlia che ha lo stesso nome della suocera. a posto comunque sentite hanno intervistato i vicini uno di questi dice il padre la brava persona è un bravo padre grandissimo lavoratore una persona piena di educazione e rispetto così come anche la madre che ci vedeva e ci salutava sempre Ragazzi, non me lo sto inventando, io ogni volta ogni volta mi meraviglio, ma a quanto pare bisogna dire questa cosa, ragazzi. Bisogna dirla. Quando vi intervistano su qualcuno, dovete dire se salutava. Salutava sempre, salutava un po', salutava ogni tanto o salutava, cioè, mai. È fondamentale, ragazzi! Per giudicare la bontà di una persona, è fondamentale dire se salutava sempre o meno perché. Io, cioè, pensavo fosse un meme e invece succede sempre. Ma io, perché? Perché? Io non saluto mai, ma neanche io, neanche io. La frequenza del saluto è la base, ma io. Comunque, stanno per uscire le magliette, ragazzi! Stanno per uscire le magliette. Vi faccio uno spoiler. Ci sono delle magliette assolutamente antimorali, cioè amorali e assolutamente spregiudicate e assolutamente con un humor nero. Quindi no, cioè giudicatemi male, sì, che bello! Adoro. Dove ci sono i, i serial killer quando sono così. Ci sono delle foto di serial killer che sono così, con sottoscritto Salutava sempre. Ragazzi, secondo me le volete. <ride> Scusa, volete, le sto facendo fare a Martina. Ci abbiamo per adesso abbiamo Ted Bundy. Così, ma ah, quella la conoscevate la foto di Ted Bundy? Così, qui sotto salutava sempre. Richard Ramirez, salutava sempre. E abbiamo anche Pogo il clown, salutava sempre. Cioè, John Wayne Gacy. E niente, le stiamo facendo. Le stiamo facendo tra poco. Penso anche già la prossima settimana. Possono essere disponibili sullo shop. Abbiate pazienza e tra un attimo arrivano. Niente, comunque mi è venuta in mente questa cosa perché... Cioè... Fammi ridere da ridere sta cosa, lo salutavo sempre. A proposito di cose amorali assurde... Sapete chi sono queste due persone famose? Eh? Lo sapete? Bravi! 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 usciti sul pezzo, eh? Sì! Lei è Megan Fox. E lui è il compagno Machine Gun Kelly, che all'anagrafe si chiama Colson Baker. Allora, è venuta fuori una notizia: ovvero che loro bevono il loro sangue a vicenda, fanno rituali e l'allero che Satana può accompagnare solo. Ovvero, a gennaio si sono ufficialmente fidanzati e. Durante un'intervista Megan Fox avrebbe detto, le hanno detto ma com'è stato il la festa di, fi di fidanzamento, com'è stato il fidanzamento, raccontaci un po'. E lei ha detto, ho detto sì e poi niente abbiamo bevuto il sangue l'una dell'altro. E hanno chiuso l'intervista così. Fatto sta che chiudendo l'intervista con ma sì abbiamo bevuto il sangue l'una dell'altro, la gente è impazzita. Esatto, e real vampires, i e satanassi, e che cazzo sta succedendo questa cosa? C'era il satanic panic, quindi Megan Fox ha chiarito la situazione e ha rilasciato una dichiarazione che adesso vi leggo. Credo che la gente sia stata fuorviata. Le, le persone immaginano che beviamo il sangue dai calici come nel trono di spade. Si tratta solo di poche gocce, ma sì, in alcune occasioni beviamo il sangue esclusivamente per propositi rituali. Allora, io, io scusate, però qui. Avete visto How I Met Your Mother? Vi ricordate Barney Stinson? Quando lui faceva il grafico del gnocca passa Cioè, più è gnocca, più è passa <ride> Cosa vogliamo dire? C'è anche Amberheart che caga sul letto Forse aveva ragione Barney Raga, forse aveva proprio ragione Barney Comunque, lei dice Guarda, sì, no, nel senso Beviamo il sangue non dai calici del trono di spade Ma per propositi rituali Ma va avanti, dice io leggo i tarocchi, sono appassionata di astrologia e mi dedico ad una serie di pratiche metafisiche e meditazioni. Meditazioni ci stiamo, ma cosa sono le pratiche metafisiche, Megan? Cioè, Megan Vannamarchi, guarda dove sto <Stiamo> andando. <ride> Poi dice, mi dedico a rituali quando c'è il novilunio e il plenilunio. Quando lo faccio, bere sangue è un passaggio e viene fatto per un motivo. È una situazione controllata in cui ci diciamo ma versiamo un po' di sangue e poi ce lo beviamo. <ride> Ragazzi, avevate il boom come il film Transformers e non se ne è più cagata nessuno. Noi sto sparando a caso per far parlare di sé. Spero di sì. Comunque, esatto, Roma, la domanda è questa. T'a posto? Cioè, tutto bene? Raga, comunque volevo così dirvi che ogni tanto eh, le star più sono fighe, più fanno cose assurde. Ma va bene così, ma va bene così. Non teme le malattie. Vabbè, deve... a quello che ho capito beve quello del, del fidanzato, quindi a quel punto se c'è una malattia se la sarebbe comunque presa, però... Uh, c'è uno deficiente che <ride> bello ruma vederti trafficare con i deficienti Andranno è licenziata da Sparrow. e forse vuole tornare all'horror come in Jennifer's Body ma no, può essere e me le ha regalato un anello con delle spine o roba del genere con lo scopo di ricordarle che l'amore fa male cioè che lei non se lo può togliere senza farsi male poetico però però devo dire è poetico eh cioè... Qualcosa di, di maledetto. Ok, e adesso siamo pronti per l'omicidio che aspettavate da stamattina. L'omicidio di Treviglio. La, la, la donna la vicina. Problemi. Avete problemi con i vicini di casa? Nessun problema. La soluzione è a portata di mano. A Treviglio succede una cosa terribile. Provincia di Bergamo, ovviamente. Non poteva che essere in Nord Italia, ragazzi, io non so. A parte il rapimento ad Avellino, cioè sempre al nord, sì raga sempre a Nocchialart, al nord siamo. Quindi se siete del nord abbiate le, le chiappe tremanti perché Olindo e Rosa, a parte che io sono convintissima che siano innocenti e non c'entrano nulla, però... No, nel senso che qua abbiamo un atteggiamento completamente diverso. Allora, siamo a Treviglio, provincia di Bergamo, è il 27 aprile 2022, cioè ieri, e alle 7.40 del mattino il vicinato viene svegliato da sei colpi di pistola. A sparare sarà una donna, un'anziana signora, una dolce nonnina, tale Silvana Erzememberger, di 71 anni, di origini sinti, anche se viveva in Italia da una vita, quindi... Un appartamento, Le origini, ok, però insomma la cultura era italiana. E da tempo nutriva un pesantissimo astio nei confronti dei suoi vicini di casa. I vicini di casa sono quelli che potete vedere qui nella foto. E lui si chiama Luigi Casati, ha 61 anni. Ed è un ex metalmeccanico in pensione. In pensione è anche sua moglie Monica Leoni, di 58 anni, e loro abitavano al piano di sopra dell'appartamento della signora incassata. E il problema, il nodo del contendere tra di loro, era la gestione della cagnolina, che potete vedere qui nella foto, Chanel. Chanel è una cagnolina a cui la coppia è legatissima, in particolare Luigi è molto legato alla, alla cagnolina, e fa parte della famiglia, insomma come sapete un animale domestico poi lo sapete che diventa un parente, no? diventa parte della famiglia. In particolare il problema era l'abbaiare di questo cane, che adesso non so quanto fosse fastidioso o meno, comunque il problema era quello. Infatti, in più occasioni ci sono state minacce ed erano addirittura arrivati in tribunale, nel senso che c'erano delle eh, denunce. Sì, la killer e la nonnina, ragazzi, scusate, forse non mi sono spiegata. Eh, I colpi di pistola sono partiti dalla pistola della nonnina di 71 anni contro i vicini di casa del piano di sopra, che sono appunto quelli che vedete nella foto, ma dopo vedrete anche la nonnina, non vi preoccupate. Perché cosa succede? Che al culmine dell'ennesimo li litigio la nonnina settantenne insomma, stavano litigando sotto casa, no? Nel selciato che c'è sotto, so, sotto gli appartamenti, sotto i balconi, che litigavano, visticciavano, al che la signora è tornata di sopra, ha preso la sua pistola regolarmente detenuta, tra l'altro. E poi è uscita e ha fatto fuoco sul povero Luigi Casati. Lo ha colpito proprio sul selciato, eh, sparandogli più volte al petto e uccidendolo sul colpo. La cagnolina sta bene. Uditi gli spari, la moglie Monica Leoni quindi si affaccia al balcone, pensando che... insomma, vuoi vedere cosa sta succedendo. <coughs> Vede il marito steso a terra, in un lago di sangue, quindi ovviamente corre giù. Nel frattempo la nostra signora, la nostra anziana nonnina, era tornata in casa sua perché ha detto ho sparato, ho fatto il mio lavoro, torno su. Poi però vede la moglie che scende e non contenta, ridiscende con la pistola e spara un colpo alla gamba della moglie, che anche lei crolla lì accanto al corpo del, del marito ferita alla gamba. C'era anche la cagnolina e tutto questo che fortunatamente non viene sparata, non viene colpita. Lui è morto sul colpo, quindi lui lo abbiamo perso. La signora è, eh, Insomma, la moglie è stata portata in codice rosso in ospedale a Bergamo perché è in condizioni gravissime per la sua emorragia. Che rabbia sentire che c'è tanta violenza per futili motivi esattamente esattamente adesso vi faccio vedere un video che sta girando e che ha scioccato il nostro paese proprio per quello che si vede nel video perché un vicino di casa dal balcone ha fatto il video subito dopo che la la settantunenne no, ha sparato alla moglie alla signora ve la faccio vedere le faccio vedere perché, Cioè, veramente GTA può accompagnare solo. E raga, non ci sono più i nonni di una volta. Non so se lo sapevate, ma non ci sono più i nonni di una volta. È successo qua! Ci è sbarrelato tutto! Ciò! Datemi un secondo. <ride> Mi si è sbarrelato il tutto. Allero. Ok. Chissà so perché, se. se... Avevo sistemato poi. Potrebbero urtarvi. Ecco, questo è quello che potrebbe urtarvi. Ha appena finito di sparare. Come vedete c'è il corpo di Luigi steso a pancia in giù e lui ormai purtroppo è morto. Mentre la, la persona vestita di bianco è la moglie che è seduta accanto al corpo del marito. La vecchia di merda è quella vestita in blu che ha quel braccio allungato proprio perché ha appena finito di sparare. Non c'è l'audio in, in questo video. Ma vedete con che nonchalance proprio. Cioè, guarda con la pistola in mano, lei lì così. Ecco, eh, c'è la pistola, non la mette neanche via, la tiene in mano. Con la sua borsetta. Capito? E eh, qui la sbasta. L'ha messa nella borsa, adesso la metto mai in tasca. Per... Ah no, l'ha messa in un'altra mano. Non l'ha messa via pistola. Vabbè, ogni tanto la punto così, che non si sa mai. Però non ha ucciso la moglie. Oh problema risolto. Sì, esatto, moro di benessere. C'è una cosa imbarazzante. È sconcertante la, la calma proprio. Poi immagino che se nei vicini in quel momento urlassero, ci fosse del, comunque del trambusto. Lei così, proprio serenamente. Mamma mia. Guardate poverini. Santo cielo. questa è che così, che guarda su quello che gli fa il video. Perché gli ha sparato? Perché così liti costanti con i vicini di casa perché il canabaia proprio futili motivi che di più non, non si può. Ok. Lui non voleva farsi sgamare a fare il video, immagino. Il vicino di casa. Lui è il prossimo, eh. mi sente qualcosa. È una cogliona! Fai una cogliona! Sentite? No. Scusate perché lo sto guardando con voi per la prima volta. Quindi forse... Aspetta. Lei è una cogliona! Fai una cogliona! Ma è un... Una no, pazza cazzo! Le urlano... Lei è una cogliona! Oh! Ma non lo so adesso chiamate i carabinieri. Orace, anche dover vedere una scena del genere. Pesante, pesante. Comunque ragazzi, questo, questa è la follia dilagante che non so perché abbia colpito il nord Italia, stanno succedendo cose inverosimili e la nonchalance di questa donna sinceramente è sconvolgente, io... io boh. Povero signore Sì, no, esatto cioè, non... Poveri noi Mi viene da dire Ma non vi sporgete Che se ricarica Tra l'altro Tra l'altro Tra l'altro ehm, Secondo me Ha risparmiato la moglie Aspetta, vedo. Perché ha finito i colpi? Il cane al mio vicino abbaiava tantissimo tutto il giorno. L'ho comprato in due giorni con i biscotti e pezzi di salsiccia. Quindi mi vede a cuore e non abbaia più perché ora mi sente amica. Ecco, vedi? Vedi, questa è un'ottima soluzione. No, tra l'altro, ehm, cioè, il cane abbaia e. E tutto. Tra... La cosa che mi ha colpita, adesso ovviamente, bene così, nel senso, bene che il cane non abbia subito ripercussioni, eccetera. Ma mi ha colpita il fatto che lei volesse uccidere l'uomo. Non si è sfogata sulla donna, non, cioè l'ha colpita alla gamba, ma poi non ha continuato nel tentativo di ucciderla. E soprattutto non si è sfogata sul cane. Cioè, nel senso che il cane che era presente, eh, perché in tutta questa scena c'è il cane, adesso voi non lo vedete, ma la moglie sta tenendo, sta tenendo vicino a sé il cane. Poi arriverà il figlio che terrà proprio il cane. Cioè, il cane era lì. Quindi avrebbe potuto tranquillamente sparare anche al cane. Ma non lo ha fatto. Quindi, secondo me, il cane era un po' un pretesto. Come si difenderà la vecchia? Ah, sono una vecchia pazza, dire una roba del genere. Probabilmente litigava di più con lui che col cane. Eh Eh sì. Eh sì, eh sì. No, non so se la moglie abbia difeso il cane Il fatto sta che il cane era lì, cioè ehm, il cane era con il padrone e quando la signora ha sparato al padrone, il cane poi è rimasto comunque lì, ma non ha sparato al cane cioè, senso, bene così meglio che non ci sia una vittima in più però mi ha colpito perché ho detto ma davvero cioè, se il problema era il cane perché spari a tutti e non al cane così giusto per capire anche perché da quando ho sentito i vicini hanno detto che il cane era abbastanza silenzioso e allora i cani abbaiano gli uomini sparano vero vero link del video eh, Roma me, me, io purtroppo <ride> ho questo problema, quindi devo chiederle sempre la cortesia a Ruma, Ruma copio e lo incolla, lo tubala. Perché io ho uno schermo con cui lavoro e ogni volta dico sì, glielo copio e incollo ma invece l'hai rigolacciato da un altro schermo sul quale non, non posso copi incollare. Sono educatore cinofilo, i vicini per i cani che abbaiano fanno di tutto e lavorare con l'ansia, e la separazione è davvero molto difficile, oltre che legalmente abbaiare è un diritto del cane, ma davvero insulti e minacce fanno di tutto. Però per i bambini che strillano no, eh. Cioè, mm, forse era un pretesto. Secondo me era un pretesto. Mi giuro, la mia vicino ha due cani. Uno rimane da bagliare per ore sempre con lo stesso tono. Fa uscire fuori di testa. Ho parlato con i vicini e ora stanno un po' più attenti. Altrimenti era ingestibile, Beh, sì. La musichetta, scusatemi... Ora sentite di più la musichetta perché ho alzato il volume per farvi sentire il video, scusate. Ma a famiglia la vecchia? Non ne ho idea. Non ne ho idea. È uscito oggi questo articolo, nel senso che è uscita oggi la notizia. Oggi se ne parla tantissimo perché ovviamente c'è il video che è sconvolgente. Ma la moglie è in gravissime condizioni. Uh, è viva, ma in gravissime condizioni, quindi non sappiamo se riesce o meno, riuscirà o meno a sopravvivere. Ovviamente ci auguriamo di sì, ma non... ah, in questo momento non vi so dire molto. La notizia è uscita oggi, L il fattaccio è successo ieri mattina, quindi sapete che, come al solito, appena sono successe le cose non ci sono tantissime info, poi man mano che uh, si va avanti escono sempre più dettagli.